Buona domenica, bentornati. Questa è la puntata numero 4 per quanto concerne questa nuova stagione calcistica del 2022. Campionati oggi ai nastri di partenza per quanto riguarda il campionato di Serie D, con una giornata molto importante. In eccellenza il match clou è quello tra Locri e Morrone, che seguiremo anche con qualche collegamento con la nostra Anna Maria Implatini. In promozione altre tre partite che seguiremo, se ne giocano quattro per la verità, però noi seguiremo quelle che interessano di più a noi come bacino territoriale. Allora, vi ricordo che ci state seguendo in diretta sul canale 85 del Digitale Terrestre per tutta la Regione Calabria, quindi Telemia, poi anche sulle frequenze radiofoniche di Radio Siderno La Cometa, Radio One Scalea, e anche, ricordiamo, la possibilità di seguirci sul nostro sito internet telemia.it e sui social alle pagine Telemia, Telemia, la TV ed Eco della Locride. Allora, andiamo subito a vedere se ci sono dei collegamenti. Intanto vi comunico che la partita tra Portici e Castrovillari è stata rinviata. Il Dipartimento Interregionale ha comunicato infatti che, a seguito di richiesta inoltrata dalla società Portici, preso atto della documentazione allegata e tenuto conto del protocollo sanitario predisposto e dei provvedimenti provenienti dalle autorità sanitarie, per cause di forza maggiore la gara Portici-Castrovillari, in programma per oggi, valida per la 23esima giornata del campionato di Serie D, è stata rinviata a mercoledì 2 marzo 2022. Quindi un collegamento con il Castrovillari non l'avremo a disposizione, però avremo anche altre partite, in maniera particolare l'attesissimo match che si gioca a Lamezia Terme tra il Lamezia ed il Giarre. Poi seguiremo anche il San Luca, che questa domenica torna in casa ospitando il Licata, e seguiremo anche il Rende impegnato sul campo del Città di Sant'Agata. E andiamo proprio a Sant'Agata di Militello con Angelo Giallombardo per Città di Sant'Agata Rende, impegnato anche con la telecronaca, ci ha fatto una cortesia Angelo Giallombardo, quindi seguiamo il parziale, il risultato e il minuto. A te, Angelo. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto in questo momento in visione. Il match qui a Sant'Agata non è ancora cominciato perché la gara comincia alle 15, siamo già in possesso però di quelle che sono le formazioni ufficiali, li diamo subito. Il Sant'Agata scenderà in campo con Beders, Brugaletta, Brugnano, Capone, Favo, Squillace, Bongiovanni, Calafiore, Alagna, Cicirello e Catalano. Risponde il Rende con Mistica, Mazzotta, Nardini, Mirabelli, Chiodo, De Miranda, Consiglio, Trovato, Novello, Fidote e Furine. Il match sarà diretto dal signor Andrea Valentini della sezione di La Spezia, gli assistenti Vitale e dell'Isola. Uno sguardo anche alle panchine, insieme al locale tecnico Domenico Giampà troviamo Fernandez, Lanza, Miceli, Mazzone, Cervillera, Cipolla, Frisenna, Ochito e Cristiano. Con sulla panchina del Rende invece Sicilia, Corto, Trotta, Osso, Ciardulo, Della Rocca, Urruti, Signorelli e Dulcetti. Come detto, il match comincia alle 15. Linea che può tornare a voi. Grazie, grazie ad Angelo Giallombardo. Quindi partita che inizia alle 15 tra Città di Sant'Agata e Rende. Andiamo, abbiamo anche l'opportunità di seguire il campionato di eccellenza. Se non riusciamo a collegarci con i campi di Serie D, uno ci è saltato, quindi saranno tre i campi collegati, tra i quali questa partita tra Sant'Agata e Rende, che inizierà alle 15. Quindi particolare attenzione a San Luca, Licata e Lamezia Terme, Giarre. Andiamo in eccellenza subito da Rosario Iozzo per Gallico Catona Soriano. A te, Rosario. Buona domenica Antonio, ai nostri telespettatori da Gallico, siete collegati con lo stadio Lopresti, dove sono in campo le squadre di Gallico Catona Soriano per dar vita alla partita valevole per la quarta giornata di ritorno. Pomeriggio soleggiato, campo in buone condizioni, spettatori 100 circa, di cui una buona parte, circa 50 tifosi ospiti. La Gallico Catona che si trova a 18 punti in classifica con 5 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte, di cui 15 gol fatti e 22 subiti, mentre il Soriano si trova a 26 punti in classifica con 7 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, di cui 22 gol fatti e 19 subiti. Da parte della Soriano si aspetta un'ulteriore vittoria che porterebbe in piena zona playoff, mentre dalla parte della squadra regina ci si aspetta una vittoria per abbandonare la zona calda della classifica. Ricordo anche i capocannonieri della Gallico Catona, Infusino, Lance e Sabatino con 3 gol ciascuno, mentre la capocannoniere della Soriano, Giuseppe Canditello, con 7 gol. Di seguito le formazioni ufficiali, iniziando
dai padroni di casa della Gallico Catone della neo mister Giuseppe Giovinazzo, che schiera Accinelli, Scaramozzino, Gatto, Taverniti, Gioia, Calarco, Condemi, Caliva, Lancia, Bonadio e Infusino. Risponde il Soriano di mister Francesco Masco, che schiera la 4-2-3-1 quest'oggi in terra regina con Barbieri in porta, difesa 4 da sinistra verso destra con De Marco, Romeo, Tasso e Polimeni, davanti alla difesa Gergo e Cannitello, a centrocampo Staropoli, Crusco e Macri, a supporto dell'unica punta Chiarello. L'arbitro è la signora Carlo Bassoli della sezione di Monza, coadiuvato dai signori Andrea Galluzzo e Marco Pannetta di Locri. Infine ricordo che domenica scorsa il Gallico Catona ha perso in trasferta a Cortonei contro il Cotone Caccuri 2-1, mentre il Soriano ha vinto tra le mura amiche contro l'Acri allo stadio Roberto Marzano 2-1. 10 minuti di gioco del primo tempo qui a Gallico, parziale Gallico Catona 0, Soriano 0. Si continua a giocare in una giornata soleggiata e calda, circa 18 gradi centigradi, linea che ritorna allo studio. E allora sì, riprendiamo dallo studio, andiamo a Roccella dove c'è Elio Napoli per Gioiosa Ionica Isola Capo Rizzuto. Intanto il Locri si è portato in vantaggio, come ci comunica Anna Maria Implatini, già al quinto minuto con il gol di Leto. Quindi Locri 1, Morrone 0. A te Elio, buona domenica. Buona domenica a voi e ai nostri telespettatori. 8 minuti giocati qui a Roccella tra Gioiosa ed Isola e siamo già sull'1-1. Partito bene l'Isola, che al quarto con un gol capolavoro di Figliomeni in sforbiciata dal limite dell'area piccola è riuscito ad insaccare. Nulla da fare per Caputo, però il Gioiosa risponde benissimo e due minuti dopo al sesto è Vargas che porta in pareggio l'incontro fino a questo momento per i locali, quindi 1-1. Vargas servito in aria da Campri si libera e quindi tira imparabilmente alla destra di Apegalle. Una partita che è partita scoppiettante, possiamo dire. I motivi di questo incontro, che dovrebbe essere un incontro di equilibrio a metà classifica, le due squadre, il Gioiosa viaggia a quota 25 e l'Isola Capo Rizzuto a quota 21, una partita che dovrebbe essere in equilibrio però con il Gioiosa che vuole portarsi l'intera posta in palio il risultato del vantaggio. All'andata finì con il Gioiosa che ha vinto sul terreno di Isola, però era tutta un'altra squadra, la compagine degli ospiti si è portata in queste ultime giornate avanti e quindi con i rinforzi, con gli acquisti che ha fatto è tutta un'altra squadra, quindi per il Gioiosa non sarà un'impresa facile come è stato per l'incontro di andata. Siamo al 9 minuti giocati fino a questo momento, il risultato e le formazioni ve le darò in seguito, okay. Eventualmente il risultato è 1-1 tra Gioiosa e Isola Caporizzuto qui al Netto Muscolo di Roccella. Bene così, grazie a Delio Napoli. Intanto ci comunica Rocco Calandruccio il vantaggio del Cotronei Caccuri sul campo della Reggio Mediterranea. In vantaggio anche la Gioiese contro lo Sporting ad Anzaro Lido, ha realizzato Stefanazzi, quindi si stanno muovendo tanto i marcatori in questa domenica. Andiamo subito a Locri, primo collegamento con Anna Maria Implatini per Locri Morrone, gara clou di questa giornata. A te Anna Maria. Buon pomeriggio, entrate con noi al Macri perché di scena Locri Morrone già di diritto è finito sul tappuino il gol di Leto dopo 5 minuti direttamente da calcio di punizione, direttamente dal suo sinistro che è andato praticamente a depositarsi alla destra di Andreoli. Campionato di eccellenza, scontro al vertice come dicevi Antonio, duello di numeri ancora più acceso della gara, c'è Romero che è già andato almeno nei pressi della porta per ben 3 volte. Ma non sono quelli che decidono la posizione in classifica i numeri più importanti e questo riconduce effettivamente, coerentemente anche agli annunciati obiettivi stagionali. Per il Locri la conquista della D, per la Morrone una ripartenza su un moderato profilo economico. Alla fine però Locri e Morrone giocano bene, le squadre di Mancini e Infusino piacciono, coinvolgono e così una, quella di casa, senza perdere e mira dall'inizio alla vetta, l'altra, la Cosentina, ha realizzato solo un gol in meno. 44 su 45, ecco qual è il vero
scontro tra Locri e Morrone. E udite, 23 gol sono solo di Trombino per la Morrone e oggi l'ex è qui al Macri. Locri in maglia bianca, Morrone in maglia amaranto, arbitrano Boccuzzo, Romeo e Massa, sono tutti e tre di Reggio Calabria. Gettone di presenza oggi per Guerrisi alla quarta da titolare, 9 volte subentrato, non ha giocato solo 5 partite su 19. Le formazioni di oggi vedono, per quanto riguarda gli ospiti, Andreoli, Pilotta, Salerno, Pansera, Barbieri, Cardamone, Raimondo, Missuri, Trombino, Prete e Nicoletti. Dall'altra parte Mancini risponde con Gagliardotto, Paviglianiti, Guerrisi, Aquino, Vincenzo, Romeo, Todaro, D'Ascoli, Leto, La Rosa, Luca e Carella. Per ulteriori informazioni al nostro prossimo collegamento, intanto il Locri sta battendo la Morrone momentaneamente per 1-0, più tardi. Grazie, grazie Anna Maria Implatini. Quindi Locri in vantaggio sulla Morrone con il gol di Leto al quinto minuto. Vi ricordo il finale di ieri tra Real Aversa e Troina, finito 1-0. Mentre oggi riposa il Cittanova nel campionato di Serie D. Andiamo nuovamente in eccellenza a Scalea. Gaetano Bruno per Scalea, Boca Nuova Merito. A te la linea, Gaetano, buona domenica. Buona domenica a voi e buona domenica da Scalea, dove siamo oltre il decimo minuto, da poco scoccato, e fra Scalea e Boca Nuova Merito il punteggio è inchiodato sullo 0-0 iniziale, partita dai ritmi abbastanza bassi rispetto a quelli che magari ci si poteva attendere da una situazione di partita con due squadre che galleggiano fra la zona play-out e lo Scalea, nel caso suo la zona più alta, un po' con lo sguardo ai play-off. Però diciamo che la squadra di Piccola Faccia è messa in campo con un 4-4-2 molto bloccato, finora non sta dando possibilità alla squadra di Gregorace di prendere il predominio del centrocampo, dove c'è un'assenza pesante che è quella di Francesco Bruzzese, il classe 2003, ma già leader di questa formazione, fermato dal Covid, che è sostituito da un altro giovanissimo, ovviamente per la regola degli under, in campo con la maglia numero 4 Greco. Quindi partita finora che non ha visto grandi sussulti e le squadre si stanno, diciamo così, ancora studiando alla ricerca di spazi per poter serrare qualche colpo dalla parte dei due portieri. Allora lo Scalea a tenere il pallone con Vitiello, che cerca Ondo in mezzo alla tre quarti, fermato da quattro giocatori che fanno gabbia intorno a lui, e prova a ripartire la squadra di La Face sulla destra, ma già ripiazzata la formazione di Gregorace e costringe a giro palla all'indietro la formazione ospite. Quindi ribadisco il punteggio, la Scalea 12esimo in corso, 0-0 tra Scalea e Boca Nuova Merito. Grazie, grazie a Gaetano Bruno. Vi ricordo quindi in eccellenza Gioiosa Ionica, Isola Capo Rizzuto sono già sull'1-1 e siamo intorno al quarto d'ora. Locri Morrone 1-0, Reggio Mediterranea Cotronei Caccuri 0-1. Andiamo a Sersale, vediamo se c'è Domenico Bruzzè per Sersale Bovarinese. Novità nella panchina della Bovarinese, ma ci facciamo dire tutto da Domenico. A te la linea. Sì, Antonio, buonasera. Si gioca da circa 10 minuti a Sersale, esordio in panchina per mister Criniti, che sostituisce il dimissionario Panarello. Il Sersale che scende in campo con Parrottino, Torchia, Tuttino, Pascuzzi, Comito, Russo, Dezzai, Stranges, De Faccio e Tassoni. La Bolognese schiera Paleani, Otero, Mazzone, Placanica, Sirera, Verteramo, Medina, Lippi, Giorgi, Nirta e Scurti. Non ci sono stati grandi occasioni da una parte né dall'altra, se non un calcio piazzato per la Bolognese, dove si è presentato Lippi a batterlo, ma è troppo centrale, il portiere l'ha presa facilmente. Bene, allora ci sentiamo nel prossimo collegamento, grazie Domenico. Quindi 0-0 tra Sersale e Bovarinese, con l'esordio in panchina di Antonio Criniti al posto del dimissionario Panarello. E andiamo ora in l'ultimo campo, stilo Monasterace, Roccella, c'è Salvatore Coniglio. A te la linea, Salvatore, buona domenica. Sì, buona domenica a tutti voi. Un minuto fa lo stilo Monasterace è passato in vantaggio con Ritano, un tiro dai 20 metri, portiere diciamo un po' non diciamo impeccabile sul tiro, stilo Monasterace in vantaggio.
Quindi registriamo questo vantaggio. Chi ha segnato, Salvatore? Ritano, sì, perfetto. Quindi ci sentiremo allora nel prossimo collegamento. Grazie, continua quindi il periodo negativo per il Roccella, che prende subito gol in questo derby, possiamo dire, con lo Stilo Monasterace. Gol di Ritano, Stilo Monasterace, reduce dalla bella vittoria di Paola ottenuta domenica scorsa. Andiamo nel campionato di promozione, andiamo a Mammola, da Nicodemo Barillaro per Vallata del Torbido Africo. A te la linea, Nicodemo, buona domenica. Sì, buona domenica, buon pomeriggio dal Comunale di Mammola, 0-0, siamo al 18° minuto del primo tempo, una chance importante per l'Africo che sta giocando veramente bene. All'8° minuto un calcio di rigore per un tocco di mani nell'area piccola, non ha realizzato Terna che ha mandato abbondantemente fuori, dunque una buona chance per passare in vantaggio per la formazione africese. È il derby della terza giornata, una gara importante, squadre appaiate a 15 punti con una sola voglia, quella di vincere ed uscire dal momento difficile. L'Africo ha iniziato bene questa gara mettendo sotto pressione la Vallata del Torbido, che quando può comunque riparte in contropiede con Ansu e anche con Mesiti. Si prospetta una bella gara, c'è un discreto pubblico in questa giornata tipicamente invernale perché non c'è il sole a Mammola, fa freddo, oltretutto c'era stata un accenno di pioggia nel primissimo pomeriggio, terreno tutto sommato in buone condizioni. Attacca ancora l'Africo con Strati, la conclusione è alta, è veramente pericolosa la formazione africese quando sposta il baricentro d'azione in avanti, soprattutto molto efficace l'azione sulle corsie di destra e di sinistra, i cross che quasi sempre arrivano per Strati, bravo in qualche circostanza a superare anche il difensore che lo sta naturalmente marcando e cercava qualche minuto fa anche di infilarsi nell'area piccola. È una bella gara, siamo al 20° minuto, il risultato è fermo solo 0-0, ma ricordiamo, calcio di rigore sbagliato all'8° minuto da parte di Serna. Dal Comunale è tutto per restituire i suoi. Grazie Nicodemo Barillaro, quindi 0-0 tra Vallata del Torbido e Africo. Andiamo ora a Rombiolo, da Nicola Costanzo per Rombiolese e Bagnarese. A te la linea, Nicola, buona domenica. Buona domenica a voi, ai vostri telespettatori. Qui la partita è iniziata praticamente 10 minuti, risultato ancora fermo sullo 0-0, nessuna azione per il momento da segnalare. Linea allo stesso. Grazie Nicola. Allora, ci manca il campo di Gioia Tauro per concludere questo primo giro di telefonate, poi ci sarà la pubblicità che dovremo mandare tassativamente in onda. Vediamo se riusciamo a collegarci con Angelo Giovinazzo, oppure possiamo mandare in onda le immagini dal polivalente di Gioia Tauro, dove vi ricordo la Gioiese sta conducendo per 1-0 nel match clou di questa giornata, la 19ª nel campionato di promozione, con la marcatura realizzata dall'italo argentino Stefanazzi. Ecco, dovremmo avere qualche immagine con le squadre, le formazioni che entrano in campo. Ecco, vedete il polivalente dove praticamente è scomparsa l'erba, la Gioiese ritorna a giocare in questo stadio dopo un lungo periodo in cui e si è fatto ospitare dalla Palmese, quindi dal Comunale di Palmi, e poi da 15 giorni ormai è tornata a giocare al polivalente di Gioia Tauro e ha ritrovato anche la sua tifoseria. C'è in atto in questo momento un bel duello per la vittoria del campionato di promozione Girone B tra la formazione viola allenata da mister Nocera e il Brancaleone, che ieri ha vinto nettamente 4-1 contro il Capo Vaticano di mister Criaco. Quindi si profila questo duello sino alla fine del campionato, con due squadre che stanno davvero giocando benissimo. Ieri il Brancaleone ha rifilato ben 4 reti al Capo Vaticano, che è pure una squadra di alta classifica. Nelle altre gare, Borgo Grecanico San Giorgio è finita 0-1, Caraffa Archi 1-1, Ravagnese Mericucco 0-2. Oggi si giocano Rombiolese Bagnarese, Vallata del Torbido Africo, Cinque Frondese San Gaetano e Gioiese Sporting Catanzaro Lido. 14:52, prima incombenza commerciale. Vi ricordo che nell'anticipo delle 12:30 il Milan ha battuto la Sampdoria per 1-0, Milan che è primo in classifica. Ieri c'è stato lo scontro tra Napoli e Inter finito 1-1, ne ha approfittato la squadra di Pioli che si installa al primo posto della graduatoria. Andiamo in pubblicità e poi ritorneremo. Allora, abbiamo Gioia Tauro, sì, abbiamo Angelo Giovinazzo. Allora Angelo, Gioiese Sporting Catanzaro Lido.
Sì, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio agli sportivi sintonizzati sulle nostre frequenze. E siamo al 13° del primo tempo, o meglio 17, e già la Gioiese è in vantaggio su, per 1-0 grazie alla rete di Stefanacci, che ha raccolto un invito proprio davanti a Nania di Spanò. Spanò ha allungato con il piedino la palla verso Stefanacci, che solo davanti a Nania lo ha battuto. Gioiese, che è partita sprombattuta in questi primi minuti di gara, tiene il pallino del gioco e quindi lo Sporting Club è costretto a starsene rintanato nella propria metà campo, a parte una conclusione succeduta pochi minuti fa, quando sul calcio da fermo un'uscita a vuoto del portiere della squadra di casa Randazzo ha fatto mettere i brividi, ha messo i brividi agli sportivi tutti. Comunque Gioiese in campo nella seguente formazione: Randazzo, Angelletta, Gambi, Clasadonte, Silisano, Pietrantonio, Sacca, Denaro, Stefanacci, Sanchez e Spanò. In panchina abbiamo Rodriguez, Romeo, Ismaele, Pavia, Guarrisi, Corica, Anaman, Rechide, Usain e Luppino. Lo Sporting è in campo nel seguente 11. E dunque allora abbiamo Nania, Bellocci, Bassi, De Masi, Bellia, Ienco, Bitonti, Fulciniti, Folino, Giglio, Costantino e Benincasa. Dirige l'incontro il signor Samia Di Lopri, i suoi assistenti di linea sono Gildotti di Cosenza e Graziano Di Paola. Ripeto il risultato: Gioiese pimpante in questi primi minuti di gara, ha in mano le redini del gioco, 1-0 il parziale allo Stanganelle di Gioia Tauro. Ti restituisco la linea. Grazie. Allora alle 14.55 brevemente vi ricapitolo la situazione: Cavese San Cataldese 2-0 nel campionato di Serie D, Gelbison Biancavilla 0-1, Paternò Santa Maria del Cilento 1-1, sta pareggiando 0-0 il San Luca in casa contro il Licata. La partita del Rende inizierà alle ore 15. Per quanto riguarda il Lamezia, sempre 0-0 in casa contro la formazione siciliana del Giarre. In eccellenza Gallico Catona Soriano 2-0, Gioiosa Ionica Isola Caporizzuto 1-1, Locri Morrone 1-0, Reggio Mediterranea Caccuri 1-1, ha pareggiato la Reggio Med, Sersale Bovalinese 1-0, Stilo Monasterace Roccella 1-0. In promozione abbiamo appena ascoltato Angelo Giovinazzo da Gioia Tauro, Gioiese in vantaggio sullo Sporting Catanzaro Lido. Andiamo in pubblicità e poi ritorneremo per seguire ancora i campionati dilettantistici qui in Calabria. Regia. Dal 1985 Edil Merici ti accoglie nel mondo della casa, dalla progettazione alla realizzazione. Un viaggio che segue l'opera in tutte le sue fasi, dalla struttura grezza alle rifiniture, fino al design d'arredo. La trentennale esperienza del personale guida il cliente nelle scelte a lui più vantaggiose. Crediamo che la personalizzazione sia la chiave di successo. Ogni progetto è il risultato di scelte su misura, sempre in linea con il budget del committente. La nostra sala mostra non è solo esposizione, ma un laboratorio di idee, progetti e soluzioni, affiancato da un'accurata consulenza professionale in grado di farti vivere in anteprima 3D la bellezza dei tuoi spazi. Siamo più di 25 persone e condividiamo ogni giorno lo stesso obiettivo. Siamo imprenditori, tecnici, consulenti, designer, ma prima di tutto siamo persone che parlano ad altre persone cuore a cuore. Uniamo funzionalità, design e benessere per creare un nuovo concetto di casa, la tua casa. www.edilmerici.it
Contrada Merici, Locri, Reggio Calabria. Info 0964 23 51 72. Stocco, il piacere dello stocco, ma quello buono. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Cosa facciamo? Ci prendiamo cura della tua bellezza. Medicina estetica, filler, botulino, trattamenti laser, trattamenti anticellulite, trattamento per la calvizie, fisioterapia, posturologia, medicina dello sport, osteopatia, nutrizione, endocrinologia, urologia. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. E allora riprendiamo subito la linea, partiamo dal campionato di Serie D, andiamo a Lamezia da Pasqualino Rettura, Lamezia Terme Giarre, a te la linea, buona domenica Pasqualino. Buona domenica pure a voi, buon pomeriggio, siamo qui al dipolito di Lamezia Terme, siamo arrivati al 26esimo minuto del primo tempo, ancora 0-0 tra Lamezia Terme e Giarre, Lamezia cerca di premere sull'acceleratore ma il Giarre è ben strutturato soprattutto fisicamente in difesa e sta per il momento reggendo, non sta correndo grossi rischi. Poco fa prima del collegamento c'è stato un episodio molto dubbio, Bollino è entrato in area di rigore, ha superato Musso, era pronto a calciare con il sinistro in porta nei pressi del vertice dell'area piccola, ma è andato giù, l'arbitro non ha né concesso il calcio di rigore e non ha nemmeno ammonito per simulazione Bollino, episodio molto dubbio questo, quindi 0-0 quando ci stiamo avvicinando la mezz'ora di gioco, sono presenti quasi 1000 spettatori oggi qui al Dipolito, di fronte il Lamezia che vuole proseguire appunto la corsa verso il vertice della classifica, il Giarre per recuperare qualche punto in classifica, visto che ha la terz'ultima posizione, anche se la formazione siciliana deve comunque recuperare due partite. Non ci sono particolari novità rispetto alla formazione iniziale, che è Campilongo, tecnico della Lamezia, ha schierato rispetto a Castroviller, se non sulla corsia sinistra bassa difensiva c'è Amenta al posto di Tipaldi, che è squalificato, mentre dal primo minuto è tornato titolare Terranova. Ora il Lamezia sta cercando di attaccare, vediamo Corati, c'è però una punizione fischiata in favore del Giarre, quindi finisce anche questa azione offensiva da parte della Lamezia quando siamo vicini alla mezz'ora di gioco di questo primo tempo. Per il momento è tutto qui dal dipolo della Lamezia Terme, 0-0 tra Lamezia e Giarre, vi restituisco la linea. Grazie Pasqualino Rettura, vi ricordo che in Serie B ieri la Regina con un gran gol di Montalto ha battuto il Crotone nel derby al Granillo per 1-0, la prima vittoria sulla panchina Amaranto di mister Stellone. Il Cosenza invece ha pareggiato 0-0 sul campo del Vicenza. Andiamo da Rosario Iozzo per Gallico Catona Soriano, a te Rosario. 33esimo allo stadio Lopresti di Gallico, è in corso la gara tra Gallico Catona e Soriano con il risultato parziale di Gallico 2 Soriano 0, c'è un calcio d'angolo che per il Soriano che non è riuscito a concretizzare, ma ancora possesso palla per il Soriano, lancio lungo di Antonio Romeo, colpo di testa,
ma la difesa riparte la squadra di della neo mister Giuseppe Giovinazzo, dove sta dimostrando un buon calcio. Attenzione, il Gallico che supera l'occasione e si stava voltando sul 3-0. Grande calcio spettacolo da parte della squadra regina, ma la squadra del Soriano quest'oggi è in grossa difficoltà, perché già sotto di due reti con le reti di Bonadio e Lancia alla 15esima e alla 22esima si viaggia sulla parziale di Gallico Catona 2, Soriano 0, 34esimo. Linea che ritorna allo studio. Grazie al nostro Rosario Iozzo. Andiamo a Roccella per Gioiosa Ionica, Isola Capo Rizzuto, Elio Napoli. Sì, abbiamo superato da poco la mezz'ora qui a Roccella tra Gioiosa e Isola. Il risultato è fermo sull'1-1, l'1-2 al quarto l'Isola, al sesto il Gioiosa. In questi ultimi minuti però il pressing dell'Isola sta mettendo alle corde la difesa del Gioiosa. Si è vista però la squadra locale in fase di ripartenza abbastanza pericolosa con Vargas e con Bottiglieri, però è l'Isola che sta facendo la partita in questi ultimi 10 minuti almeno, con il Gioiosa però molto attento, Mazzone e Luciano che stanno controllando la parte centrale bassa del centrocampo dei biancorossi. L'Isola è tutta un'altra squadra, chiaramente, rispetto alla prima parte del girone di andata del torneo, quando non era così in palla e in forma come si sta dimostrando in queste ultime giornate. Molti tiri dalla bandierina a favore dell'Isola in questa fase di pressing, ed è stato impegnato seriamente il portiere del Gioiosa Caputo. Alcuni spazi larghi nella difesa del Gioiosa fanno scendere gli avanti dell'Isola, con Figliomene al centro dell'area pronto a raccogliere qualsiasi pallone utile, e però Vargas che, come dicevamo, in fase di ripartenza e in questo momento è l'Isola che colpisce il palo, che colpisce la traversa vicinissimo al raddoppio. L'Isola in questo minuto al 34esimo, come dicevamo, quindi Gioiosa deve stare molto attento perché sta rischiando abbastanza tanto. Siamo al 34esimo, risultato 1-1 qui a Roccella tra Gioiosa e Isola. Poi studio. Grazie, quindi 1-1 tra Gioiosa Ionica e Isola Capo Rizzuto. Andiamo da Anna Maria Implatini, Locri Morrone. Anna Maria. Al 32esimo minuto di gioco esce Guerrisi dal terreno, per ora sarà posizionato sul campo per destinazione, ma credo che si stia attuando il cambio per un risentimento muscolare subito dopo uno scontro di gioco. Andreoli che la toglie dallo specchio con la cosiddetta punta dello scarpino, ed era successo ancora una volta al 20esimo, quando Andreoli invece la toglieva dallo specchio a Leto direttamente dal calcio d'angolo. Era il terzo turno dalla bandierina. Dicevamo di un Romero in grande sfoldo all'inizio, poi la vera botta invece fuori aria arrivava da parte di Carella al 13esimo. Andreoli era costretto a stendersi verso l'alto per assicurarsi che la palla fosse oltre la traversa. Sfortunato invece Romero, che al 14esimo va in aria con la palla per la quarta volta, ma Pilozza gli spazza via la ghiotta occasione. E via via ad aspettare che cosa? Il risveglio della Morrone, che arriva al 25esimo con Trombino, però non è l'azione degna di nota quanto l'incedere degli Amaranto di Cosenza lungo la tre quarti a son di triangolazioni fino alla conclusione centrale, quasi uno scodellamento di Trombino misurato ma non abbastanza preciso da fregare Gagliarotto. Un Gagliarotto che adesso ci ha stupito uscendo palla al piede invece e poi di testa fuori addirittura dall'area dei 16 metri. E così una partita che si è accesa, che è molto regolare, che il signor Boccuzzo ha sotto controllo, che lascia anche scorrere abbastanza per quanto riguarda le dinamiche di gioco che noi avevamo anticipato con le formazioni che, se andiamo a guardare la struttura in campo, vedono davanti a Gagliardotto Paviglianiti, Aquino, D'Ascoli e Lucà, con un centrocampo invece che Mancini sceglie con un Dodaro vertice basso, a destra Guerrisi, a sinistra La Rosa, poi un Leto, dietro le due punte Romero e Carella.
Dall'altra parte invece la risposta per quanto riguarda il Fusino è con Prete, Trombino e Nicoletti in avanti, un centrocampo di Misuri, Cardamone e Raimondo, e anche qui abbiamo un Pantera che si posiziona davanti alla difesa, quindi un altro vertice a passo, alle spalle Barbieri, Pilotto, Andreoli e Salerno, Andreoli tra i quali naturalmente, quindi una situazione abbastanza razionale e speculare. E adesso siamo praticamente al sesto calcio d'angolo da parte dell'Opri, che conduce per 1-0 dal quinto minuto, gol di Leto su punizione. A più tardi. Grazie ad Anna Maria Implatini, quindi sempre il vantaggio dell'Opri in casa contro la Morrone, possiamo dire uno degli ultimi ostacoli per la formazione di mister Mancini per la rincorsa al campionato di Serie D. Andiamo a Scalea da Gaetano Bruno per l'aggiornamento di Scalea Boca Nuova Merito. A te Gaetano. È sempre 0-0 oltre il trentesimo, ma la partita si è decisamente ravvivata con tre occasioni abbastanza nitide per i padroni di casa. Al diciassettesimo il tiro debole di Simone Caruso su una palla appoggiata da Ferrara nel cuore dell'area di rigore, poi al ventiseiesimo l'iniziativa di Arcuri sul cross Frugi al volo, non riesce a centrare la porta. Sempre Arcuri pochi istanti fa ha avuto veramente una palla da spingere in rete, il lancio di Giovanni Caruso per il fratello Simone che di testa fa sponda per Ferrara, cross basso e teso sul secondo palo dove Arcuri non riesce a trovare la porta veramente da zero metri, alzando oltre la traversa tra lo stupore del pubblico. Sta trovando più spazi lo Scalea in questa ultima fase della prima frazione, soprattutto muovendo la palla da sinistra a destra dove Frugi sta iniziando a giocare qualche pallone di più, nell'uno contro uno con Manganaro sta avendo spesso la meglio. Scampato il pericolo però la Boca Nuova Merito si è riposizionata con un solidissimo 4-4-2 che assomiglia più a un 4-5-1 e ora sta cercando di rimettere un po' la partita sui binari della tranquillità, provando qualche ripartenza però veramente con pochi uomini per non scoprirsi. Lo Scalea che viene avanti con Ferrara che viene servito da Ondo, poggia all'indietro per Giovanni Caruso, largo a destra dove c'è Frugi, si butta nello spazio anche Greco, Frugi uno contro uno, poi prova a servire Greco, non si intendono i due, il pallone scivola dalle parti del portiere Parisi, quindi sempre 0-0, lo Scalea, Boca Nuova Merito, a voi la linea. Grazie, intanto nel campionato di promozione c'è stato il raddoppio della Gioiese, come ci comunica Angelo Giovinazzo insieme a Nino Neri che stanno seguendo questa sfida, ha realizzato Stillitano, quindi Gioiese 2, Sporting Catanzaro Lido 0, vantaggio anche della Vallata del Torbido contro l'Africo con la marcatura realizzata da Misiti al 33esimo. Andiamo a Monasterace, per Stilo Monasterace Roccella, c'è Salvatore Coniglio. Salvatore. Sì, qui 5 al termine del primo tempo, Stilo Monasterace che ha trovato il raddoppio con il numero 9 Andrada sugli sviluppi di una punizione da destra, numero 9 ha fatto un tappo invincente da due passi e ha portato la squadra di casa sul doppio vantaggio. Da registrare anche una traversa del Roccella sul 2-0, poco fa un miracolo del portiere su numero 10 di casa, Nesci, sul calcio di punizione. Allora, ci sentiremo più tardi, quindi praticamente la sfida è stata ipotecata dallo Stilo Monasterace contro il Roccella, stando conducendo i locali per 2-0. Andiamo subito da Nicodemo Barillaro per Vallata del Torbido Africo. A te Nicodemo. Sì, riprendiamo la linea qui dal comunale di Mamola, si è sbloccato il match, lo ha fatto Mesiti al 32esimo con una bella girata azione di contropiede dei locali della Vallata del Torbido e gol di Mesiti che ha beffato il portiere dell'Africo. Fino a quel momento la formazione africese è stata padrona del campo, ha attaccato, ha sprombattuto e ha sciupato tantissime occasioni da gol, veramente ben messa in campo oggi la squadra africese, ma è la Vallata ad andare in gol come dicevamo con Andrea Mesiti che un minuto prima ci aveva provato con un colpo di testa. Sono state queste le poche azioni dei locali guidati da mister Silvano. Adesso la Vallata sta controllando, la formazione africese si spinge con più frequenza in avanti, ma il gioco è spesso e volentieri spezzettato anche da continui capovolgimenti di fronte, si gioca soprattutto nella linea della tre quarti, le due squadre si controllano a vicenda, ben messa in campo come dicevamo la squadra ospite che quando può riparte soprattutto con le folate offensive e Criaco e soprattutto del pericolosissimo Strati.
Vallata del Torbido 1, Africo 0, mancano 2 minuti esatti alla fine di questo primo tempo e continuano ad attaccare gli ospiti qui al Comunale. Ti restituisco la linea. Grazie Nicodemo, quindi sempre 1-0 per la Vallata del Torbido contro l'Africo. Andiamo a collegarci con gli altri due campi rimanenti per chiudere questo giro di collegamenti e poi andare in pubblicità. Nicola Costanzo per Rombiolese e Bagnarese, a te la linea Nicola. Sì, 31esimo, ancora 0-0, Rombiolese sembra più convinto mentre la Bagnarese cerca di colpire soprattutto in contropiede. Quindi allo studio. Grazie Nicola, precisissimo come al solito. Andiamo a chiudere questo secondo giro di collegamenti dai campi con Gioia Tauro, vediamo se riusciamo a collegarci con Angelo Giovinazzo oppure possiamo andare in pausa pubblicitaria, visto che la Gioiese già sul 2-0 sembra condurre in maniera abbastanza determinata questa sfida importante per la sua classifica. Allora sono le 15:14, andiamo in pausa pubblicitaria e poi ritorneremo per collegarci nuovamente per l'intervallo a vedere se Anna Maria Implatini riuscirà a portare qualcuno ai suoi microfoni. Regia. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Abbiamo puntato tutto sul futuro dei nostri figli, per lasciare loro un mondo più pulito e vivibile. Un mondo in cui possano crescere i loro figli serenamente. Siamo ottimisti per natura e nella natura cerchiamo le risposte alla domanda di sostenibilità. Temi Energy. Il futuro è oggi. CSA, Centro Supermercato Alimentare. Scegli il posto giusto dove fare la spesa, dove sentirti a casa e farti consigliare il meglio ogni giorno. Alimentari delle migliori marche, salumi, formaggi, surgelati, vini, detersivi e tantissimi altri prodotti selezionati attentamente per te dal nostro personale per garantirti qualità, freschezza e convenienza. Non rinunciare alla qualità. Vieni a trovarci al CSA, Centro Supermercato Alimentare, con il suo vasto parcheggio. Strada Statale 106 tra Siderno e Locri, telefono 0964 82 832. Inoltre ricordiamo il fornitissimo reparto cash, con prezzi assolutamente convenienti. Caracciolo Stufe e Camini, il sole dentro casa. Calore, eleganza e risparmio grazie ai bassi consumi dell'esclusivo sistema labirinto per il rilascio lento del calore. Modelli capaci di soddisfare le esigenze di tutte le famiglie per un calore perfetto su misura d'ambiente o d'arredamento. Caracciolo Stufe e Camini lo trovi a Grotteria Mare sulla strada statale 106. Allora, raddoppio dell'Ocri contro la Morrone, terzo gol della Gioiese con Spanò in casa contro la formazione dello Sporting Catanzaro Lido. Riprendiamo dai campi, ecco, vediamo in sottofondo anche le immagini che ci giungono
dallo stadio comunale Barone Macri di Locri, tra l'esultanza dei tifosi di casa che già pregustano questo primo posto consolidato ancora di più in vista della matematica certezza del raggiungimento del traguardo della Serie D dopo aver vinto anche la Coppa Italia fase regionale battendo il Città di Acri. Vediamo chi c'è in linea, se riusciamo a collegarci, diversamente vi riepilogo un po' la situazione in Serie A. Siamo al 17esimo, Verona Udinese 1-0, Genoa Salernitana ed Empoli Cagliari sono sullo 0-0. Andiamo a Roccella da Elio Napoli per Gioiosa Ionica Isola Capo Rizzuto. Elio. Il risultato è in questo istante termina il primo tempo. Il risultato è 1-1. Le reti sono state realizzate al quarto dall'Isola con Figliomene, al sesto subito dopo per il Gioiosa Parques. Un incontro in equilibrio con l'Isola però che a tratti si è dimostrata molto minacciosa sotto porta del Gioiosa, ottenendo diversi calci dalla bandierina uno dopo l'altro in 10 minuti nella seconda parte del primo tempo. Però il Gioiosa pericoloso in fase di costruzione delle ripartenze con Vargas e con Bottiglieri. C'è da dire che proprio al 40esimo l'Isola è andata vicino al raddoppio colpendo il palo quasi all'incrocio. È comunque un incontro che ha visto le due squadre non cedere assolutamente, per cui l'intenzione è quella di portarsi a casa l'intera posta in palio, un'Isola molto più pimpante rispetto a quella che abbiamo conosciuto nella prima parte del torneo, un Gioiosa che gioca con due punti, Vargas più avanzato, Bottiglieri in fase di costruzione e con un centrocampo sostenuto da Mazzone e da Canfri che ha controllato le azioni di gioco. L'Isola invece con Figliomene, la punta più pericolosa, e con Percopo e Minici a dare manforte agli attaccanti dell'Isola, quindi equilibrio con a tratti l'Isola più vicina sotto porta avversaria e con il Gioiosa più pericoloso in fase di ripartenza. Possiamo dire che il risultato di 1-1 in questa prima parte dell'incontro è da considerarsi giusto. Qui da Roccella è tutto, a voi studio. Grazie Elio Napoli. Intanto è finito il primo tempo a San Luca, tra il San Luca ed il Giarre, ci sono state diverse ammonizioni nel periodo in cui non siamo stati collegati, ammonito Brunetti, Dellicata e Suraci del San Luca, ammoniti anche Carbone e Calaio, quindi 0-0 che persiste a San Luca. È finita per quanto riguarda il primo tempo a Locri, Locri-Morrone 2-0, mi dicono dalla regia che ci dovrebbe essere in collegamento Anna Maria Implatini. Intanto 2-1 per la Reggio Mediterranea sul Cotronei, ospiti in vantaggio con Fabiano, hanno replicato poi i padroni di casa con una doppietta di Lancioni. Allora, vediamo un attimino se riusciamo a collegarci con Anna Maria Implatini per quanto concerne questo finale di primo tempo tra Locri e Morrone. Andiamo a ricapitolare la situazione partendo dal campionato di Serie D. Vediamo i risultati parziali: Real Aversa Torino in finale si è giocata ieri 1-0, San Luca Licata 0-0, Cavese San Cataldese 3-0, Acireale Trapani 1-0, Lamezia Terme Giarre 0-0, Gelbison Biancavilla 1-1, Paternò Santa Maria del Cilento 1-1, Sant'Agata Rende è iniziata alle 15 ed è sullo 0-0, è stata rinviata, ve lo ricordiamo, Portici Castrovilla in eccellenza, Acri Paolana 0-0, Gallico Catona Soriano 2-0, Gioiosa Ionica Isola Capo Rizzuto 1-1, Locri Morrone 2-0, Reggio Mediterranea Cotronei Caccuri 2-1, Scalea Boca Merito 0-0, Sersale Bovalinese 2-1, Stilo Monastirace Roccella 2-0. In promozione Girone B, Rombiolese, Bagnarese 1-0, Vallata del Torbido Africo 1-0, Cinque Frondese, San Gaetano 0-0, Gioiese, Sporting Catanzaro Lido 3-0. Vediamo se c'è qualcuno in linea, c'è Anna Maria Implatini.
poi ci possiamo collegare anche con Muscatello a San Luca. Anna Maria, a te la linea. Mi senti, Anna Maria? Allora, dicono che si stanno preparando con il microfono, mi fanno, c'è il quarto gol intanto della Gioiese, 4-0, quindi dimostra la capolista di fare sul serio, 4-0 contro un'avversaria molto quotata come lo Sporting Catanzaro-Lido. E se non è pronta, non so se possiamo collegarci con Muscatello a questo punto, con San Luca. Vediamo intanto in Serie A, sempre 1-0 del Verona con la marcatura di De Paoli, Verona-Udinese 1-0 e poi Genoa-Salernitana 0-0, così come Empoli-Cagliari 0-0. Vediamo se riusciamo ad avere in collegamento Anna Maria Implatini, che vedo subito con i suoi ospiti. A te Anna Maria, a te la linea. Stavamo preparando, stavamo ottimizzando i nostri strumenti per poter andare in diretta, sono in compagnia di mister Ferraro e vi racconto in diretta anche quello che è stato il raddoppio. Al nono calcio d'angolo c'è stato un gioco di concretizzazione di una manovra effettivamente più favorevole di quella che poteva essere direttamente dal corner e la palla è andata a finire proprio sui piedi di Capitano Aquino, che non ha pensato un attimo ad insaccarla. Invece l'azione precedente sull'ottavo calcio d'angolo c'è stata una scelta di Leto di farsi servire da una posizione defilata per tracciare una traiettoria, ottima parabola che non è stata fortunata solamente perché non è finita all'interno dello specchio. Mister, stiamo respirando anteprima di Serie D in un campionato di eccellenza in uno stadio come quello del Macri di Locri, dove la formazione Amaranto ha dichiarato sin dall'inizio di voler fare il salto di qualità. Probabilmente con la struttura, con l'andamento e anche con gli obiettivi prefissati ci sta riuscendo. Beh, assolutamente sì, quest'anno credo che Locri abbia sicuramente programmato la vittoria del campionato e abbia fatto le cose per bene. Io per la verità questa stagione dal vivo ho seguito poche gare per impegni di lavoro. Oggi sono venuto a vedere questo big match perché comunque si tratta della prima in classifica contro la seconda e ritengo che questa partita stia evidenziando che veramente in questa stagione il Locri abbia veramente non qualcosa, molto di più rispetto a tutte le altre. Zona Morrone, un Cosentino sempre abbastanza ricco, vivo e intelligente dal punto di vista calcistico, che decide di abbassare le pretese anche dal punto di vista economico e poi alla fine guarda che bel campionato che fa con un Trombino che addirittura fa 23 reti su 44, ex peraltro della formazione locrese. Sì, sì, è vero. Guarda, io ritengo che in queste categorie allora o come società hai delle prospettive importanti, allora spendi anche dei soldi per cercare di raggiungere la D e poi magari intanto cercare di consacrarti in quel campionato per pianificare meglio il futuro, oppure credo che la politica della Morrone sia quella giusta, probabilmente è un po' più tra virgolette semplice quando operi in una città, perché comunque ti trovi a Cosenza e riesci magari a pescare tra ragazzi che escono dal Cosenza piuttosto che dal Rende. Però credo che bisogna dar merito a questa società perché me ne parlano tutti bene dal punto di vista di serietà, mi piace molto l'idea di questo progetto sportivo improntato nettamente sui giovani. C'è il portiere che ho avuto io a Castrovilla, Ric Andreoli, insomma, che è probabilmente il giocatore più grande anagraficamente, però ritengo che sia una politica giusta e che dovrebbe essere una politica da perseguire da parte di molte società. La regia è in possesso di un file, di un articolo che io ho realizzato, ti faccio vedere in anteprima qui. La frustrazione e la rabbia, l'invasione di campo e l'esempio la Ribbi. Ho preso questa idea da quello che è successo dopo il derby tra Inter e Milan, un ragazzino che ha fatto un'invasione di campo e praticamente poi l'ha motivata dicendo: per un minuto volevo sentirmi un calciatore, perché io mentre lavoravo da steward nei locali dove si serviva da mangiare, da bere, qualcuno mi ha detto che ti fermi a fare a guardare, stavano uscendo i giocatori sul campo in quel momento, tu sei qui, sei pagato per lavorare. Allora in lui, non in quel momento perché ci teneva molto alla sua professionalità, in lui si è risvegliata una certa rabbia, una certa frustrazione, perché ha detto: mi sono sentito uno schiavo. E allora ho fatto quello che tutti vorrebbero fare, sentirsi per un attimo un giocatore. Io l'ho commentato praticamente dicendo che c'è,
ci sono giocatori come Momo Laribi che vengono da un passato di lavoratori, ma non c'è, sarebbe neanche bisogno di andare ai nostri paesini, basti pensare a Gatti che è arrivato alla Juventus dopo aver fatto 4 anni il muratore, o a Messias stesso. E allora il potere della parola, senza sapere realmente qual è la realtà che la persona vive dietro un umile lavoro, tutto quello che può scatenare, e poi soprattutto concluso dicendo se ci fosse stato Barella a servirci gli avremmo detto fai con comodo, invece era Alessio e gli abbiamo detto sbrigati. Hai detto delle cose sacrosante che io sottoscrivo e mi piace poi quello che hai evidenziato, perché fortunatamente il calcio non è solo business, ma ci sono gli aspetti quasi romantici che io ritengo che siano il motore di questo sport. È vero quello che hai detto, ed altresì è vero che dovremmo essere un po' tutti gli addetti ai lavori, dovremmo essere più consapevoli, soprattutto in ambito professionistico, perché chiaramente si è dei riferimenti più importanti, i professionisti a maggior ragione dovrebbero essere un po' tutti, e quindi dovremmo essere un po' tutti degli esempi positivi, dei terrestri piuttosto che degli extraterrestri, nella consapevolezza che ciò che rappresentiamo spesso rappresenta un sogno per tante altre persone, irrealizzabile per motivazioni diverse, però questo non ci deve far sentire al di sopra delle parti o al di sopra chissà di che cosa, ma ritengo che bisogna invece capire che si è stati dei privilegiati, e in quanto privilegiati il privilegio è un dono, okay. E in quanto dono va restituito in qualche maniera. Anche Momo ha fatto il cameriere, è partito da Marina di Gioiosa Ione, allora, che adesso è arrivato. Sì, andiamo un attimino a San Luca, Anna Maria, poi la rivedremo nel corso di Tutti in Campo, magari questa intervista integrale. Stefano Muscatello, brevemente su San Luca Licata, a te la linea, Stefano. Sì, buonasera a tutti, dal Corrado Alvaro di San Luca, quarta giornata di ritorno, San Luca Licata, la prima frazione di gioco si è conclusa con il punteggio di 0-0, due ottime squadre. Ottimi i due centrocampi, quello siciliano e quello del San Luca, che hanno retto bene durante la partita. Chiave la prestazione di Capitan Caccetta per il Licata, ottimo quella di Capitan Carbone per il San Luca. Due ottime squadre che hanno mantenuto il punteggio sullo 0-0 e seconda frazione di gioco che è appena iniziata qui dal Corrado Alvaro. Ok, grazie Stefano, ci sentiremo poi per il commento finale. 0-0 tra San Luca e Giarre, oggi il San Luca si gioca davvero molto per... tre punti decisivi per la sua salvezza, e chiaramente anche noi facciamo un po' il tifo per la simpatica squadra aspromontana. Andiamo un attimino, intanto vi dicevo della quarta rete della Gioiese in casa contro lo Sporting Catanzaro Lido, andiamo da Rosario Iozzo a Gallico per Gallico Catona Soriano. Rosario. 30 secondi del secondo tempo qui allo stadio Nino Lopresti di Gallico, è iniziato il secondo tempo con la parziale di Gallico Catona 2, Soriano 0, una conclusione, attenzione, il Soriano gola, è alto sulla traversa il numero 11, ossia Chiarello. Un minuto di gioco qui alla Nino Lopresti, andiamo su velocemente a ricordare i 22 in campo, iniziato al Gallico con Accinelli, Scaramossino, Gatto, Carniti, con De, primo gol e Infusino. Risponde l'Assoriano con Barbieri in porta, De Marco, Romeo, Raso, prima in difesa, davanti a difesa Gergo, Cannitello, a centrocampo Stavropoli, Crusco, Macri, in attacco Chiarello. Siamo giunti al secondo minuto del secondo tempo qui al Nino Gallico, parziale Soriano 0, linea che torna. Grazie Rosario, intanto vi ricordo che in Serie C ieri è stata sconfitta la formazione della Vibonese, mentre ha vinto il Catanzaro in trasferta, continua dunque il periodo magico per la formazione di mister Vivarini. Invece per quanto riguarda la Vibonese, la sconfitta di ieri per 4-2 sul campo del Potenza è costata la panchina a mister D'Agostino, e momentaneamente la società del presidente Caffo l'ha affidata all'allenatore in seconda. Vedremo quello che accadrà nelle prossime ore. Il Catanzaro ha vinto contro la Fidelis Andria e ha, diciamo, per quanto concerne la classifica, ha agguantato la seconda posizione a 7 punti dalla capolista Bari. Andiamo da Elio Napoli a Roccella per Gioiosa Ionica, Isola Caporizzuto. A te Elio.
Sì, le due formazioni stanno entrando in campo in questo momento per il secondo tempo. Il risultato, come abbiamo detto nei precedenti collegamenti, è di 1-1 con le reti realizzate prima dall'Isola al quarto minuto e poi subito dopo dal Gioiosa con Vargas. Per l'Isola, ricordiamo, ha realizzato Figlio Meni, l'uomo più pericoloso in attacco per l'Isola Capo Rizzuto. Un primo tempo sostanzialmente in equilibrio, il direttore di gara Lepera di Rossano non ha avuto tanto da fare perché anche il comportamento delle due compagini in campo è stato pressoché corretto. Ci sono stati 10 minuti nella seconda parte del primo tempo dove il Gioiosa è stato messo alle corde dall'Isola, tant'è vero che la squadra ospite si è avvicinata molto al raddoppio andando a colpire la traversa proprio vicino all'incrocio dei pali della porta difesa da Caputo. Però il Gioiosa che si è comportato bene, soprattutto costruendo in fase di ripartenza azioni pericolose con Vargas e con Bottiglieri. Addirittura Bottiglieri si è fatto parare a tu per tu dall'estremo difensore dell'Isola, Avgul. Ecco, le squadre in questo momento inizia il secondo tempo, sempre agli ordini di Lepera di Rossano, non ci sono state sostituzioni, almeno le squadre sono in campo con le stesse formazioni del primo tempo. L'Isola gioca alla destra rispetto alla nostra postazione e in questo momento è in fase di attacco. Una giornata primaverile però abbastanza fredda qui a Roccella, tanti spettatori sugli spalti da parte del Gioiosa, pochissimi da parte dell'Isola. Un minuto di gioco nella ripresa, risultato 1-1, a voi studio. Grazie Leonapoli. Quindi è partita nuovamente, per ciò che riguarda il secondo tempo, la sfida tra il Gioiosa Ionica e l'Isola Capo Rizzuto. Sono le 15.35, io direi a questo punto di mandare in onda l'incombenza commerciale, poi ritorneremo per collegarci dai campi, perché si entra un po' dappertutto nella fase cruciale dei secondi tempi, sia nel campionato di Serie D, sia in eccellenze, sia in promozione. Linea che passa alla regia. Dal 1985 Edil Merici ti accoglie nel mondo della casa, dalla progettazione alla realizzazione. Un viaggio che segue l'opera in tutte le sue fasi, dalla struttura grezza alle rifiniture, fino al design d'arredo. La trentennale esperienza del personale guida il cliente nelle scelte a lui più vantaggiose. Crediamo che la personalizzazione sia la chiave di successo. Ogni progetto è il risultato di scelte su misura, sempre in linea con il budget del committente. La nostra sala mostra non è solo esposizione, ma un laboratorio di idee, progetti e soluzioni, affiancato da un'accurata consulenza professionale in grado di farti vivere in anteprima 3D la bellezza dei tuoi spazi. Siamo più di 25 persone e condividiamo ogni giorno lo stesso obiettivo. Siamo imprenditori, tecnici, consulenti, designer, ma prima di tutto siamo persone che parlano ad altre persone cuore a cuore. Uniamo funzionalità, design e benessere per creare un nuovo concetto di casa, la tua casa.
www.edilmerici.it. Contrada Merici, Locri, Reggio Calabria. Info 0964 23 51 72. Stocco e stocco, il piacere dello stocco, ma quello buono. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Cosa facciamo? Ci prendiamo cura della tua bellezza. Medicina estetica, filler, botulino, trattamenti laser, trattamenti anticellulite, trattamento per la calvizie, fisioterapia, posturologia, medicina dello sport, osteopatia, nutrizione, endocrinologia, urologia. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. E 15:39, vi ricordo che in Serie A ha raddoppiato il Verona sull'Udinese, Genoa Salernitana 1-0, Empoli Cagliari 1-0. Andiamo a Sant'Agata di Militello, Angelo Giallombardo per Città di Sant'Agata Rende. A te, Angelo. Per questo calcio d'angolo, sono 39 minuti sul cronometro, punteggio di 0-0, va trovato dalla bandierina. Parte il cross, parabola bassa, allontana Bongiovanni, ma tutto il Sant'Agata era in ripiegamento, però attenzione perché per poco non ne approfittava Catalano. Palla ancora verso i 16 metri, biancazzurri, la conclusione, la grandissima risposta di Peters. Rende che è andato vicino al vantaggio. Grandissima parata dal portiere biancazzurro Peters su una conclusione effettuata dal limite dell'area di rigore dal numero 4 Nardini. Si è inarcato Peters e ha alzato la parabola sopra la traversa. Miglior momento del Rende in questo frangente. È ancora trovato, va dalla bandierina, è il numero 21 biancorosso che si incarica delle palle inattive. Parte il cross, pallone respinto dalla retroguardia biancazzurra, ma il Rende ad arrivare per primo sulla seconda palla. C'è un nuovo cross, allontana Favo, poi Catalano cerca di far ripartire la sua squadra, lo fa servendo Bongiovanni che ha un po' di campo davanti a sé. Ancora Bongiovanni, si fa vedere Cipolla, lato corto dell'area di rigore, si accentra Cipolla, parte il cross basso, la conclusione di Squillace, carambola su Alagna. Bene, e poi mitica in presa fatta. Possiamo riprendere la linea dallo studio mentre Angelo Giallombardo continua la sua telecronaca, sempre 0-0 a Sant'Agata di Militello tra il Sant'Agata e il Rende. Andiamo ora a Mammolo, intanto mi comunica Gaetano Bruno il vantaggio dello Scalea contro il Boca Nuova Merito, Scalea 1, Boca Nuova Merito 0. Andiamo a Mammola da Nicodemo Barillaro per Vallata del Torbido Africo. A te, Nicodemo. Sì, riprendiamo la linea qui dal comunale di Mammola, 12° minuto della ripresa, la Vallata è sempre in vantaggio 1-0 grazie al gol realizzato al 32° da Andrea Mesito, una bella girata nell'area piccola per il vantaggio della formazione di Silvano. L'Africo continua ad attaccare, la Vallata del Torbido controlla e cerca di ripartire in contropiede, cambia poco il cliché dei primi 45 minuti, ma gara molto combattuta soprattutto a centrocampo, non ci sono sostituzioni.
emozioni in questi primi minuti della ripresa. Africo sempre in avanti, ma come dicevamo, difesa attenta quella della Vallata del Torbido, che cerca a denti stretti di tenere questo risultato fino al 90esimo. Sarebbe veramente un risultato importante, questi tre punti, per una squadra, quella di Silvano, che deve recuperare ancora due gare nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. E adesso c'è stata una bella parata del portiere dell'Africo su una conclusione di Noto, ancora una volta il giovane Noto, oggi uno dei migliori in campo qui al Comunale. Adesso ritorna in avanti l'Africo, che cerca naturalmente di evitare di perdere tempo e ha sprombattuto, cerca di portarsi in avanti. Adesso c'è un calcio di punizione molto interessante, non so se posso tenere la linea ancora qualche istante, più che altro perché è vicino al limite dell'area ed è per l'Africo. C'è stata una trattenuta ai danni di Strati, uno dei più positivi della squadra africese, predispone la barriera, la Vallata del Torbido, e adesso seguiremo questo calcio di punizione, tutti ad indietreggiare nei 15 metri i giocatori della Vallata per cercare di tenere a bada questo risultato che, ricordiamo, è maturato con il gol di Andrea Nesiti nel primo tempo al 32esimo, questo vantaggio. Tutto pronto con la barriera già schierata e sul punto di battuta Criaco per quanto riguarda l'Africo, l'uscita del portiere, una trattenuta su un giocatore africese, reclamano addirittura il calcio di rigore, ancora i giocatori dell'Africo, c'è traffico nell'area piccola, si invola ancora Strati, prova la conclusione, fuori di poco, ma veramente una bella azione quella degli ospiti che ci hanno provato a pareggiarla. 1-0 per la Vallata del Torbido. Dal Comunale è tutto, a voi studio. Grazie Nicodemo. Quindi 1-0 sempre della Vallata del Torbido contro la formazione dell'Africo. Andiamo a Rombiolo, Nicola Costanzo, Rombiolese e Bagnarese, a te Nicola. Sì, le squadre sono rientrate in campo, la Rombiolese sta conducendo con una resa a 0, il gol è stato realizzato al 37esimo da Fatti. Aspettiamo che rientri anche la Bagnarese, la Rombiolese sta rientrando in questo momento. Quindi allo studio, ripariamo, 1-0 per la Rombiolese. Grazie. Intanto se la regia ci può far vedere il calcio di punizione di Trombino all'Ocri, che è stato neutralizzato dal portiere Gagliardotto dell'Ocri. L'Ocri che conduce sempre 2-0, ma la Morrone poteva riaprirla con questa punizione, ecco, vedete, di Bomber Trombino, che dal limite praticamente calcia anche in maniera abbastanza forte sul palo più lontano di Gagliardotto, che però riesce a respingere con una bella parata che di qui a qualche istante vedremo sui nostri teleschermi. Ecco, vedete la barriera che si dispone, poi Trombino che quest'anno ha segnato davvero tanto, ma che oggi è stato controllato in maniera assolutamente ineccepibile dalla difesa dell'Ocri, para Gagliardotto questa pericolosa punizione dal limite. Andiamo a Monasterace, stilo Monasterace Roccella, ci sono novità, Salvatore Coniglio? No, non sono novità, siamo al 15esimo minuto del secondo tempo, ancora è stato fermo sul 2-0 per lo stilo Monasterace. Ok, quindi ci sentiremo più tardi. Ci sentiremo più tardi per l'aggiornamento. Comunque la partita, salvo clamorose sorprese, dovrebbe concludersi con la vittoria dello stilo Monasterace, un Roccella che sembra ormai in caduta libera, ultimo in classifica con soli 6 punti, la penultima è la Bovarinese, di punti ne ha 14, ma la Bovarinese può ancora diciamo contare su un organico che potrebbe nelle ultime giornate, negli scontri diretti, soprattutto quantomeno uscire fuori e posizionarsi in zona play-out. Quindi vi ricordo che a retrocedere nel campionato inferiore sarà l'ultima di diritto, mentre poi ci saranno i play-out, sempre che tra le squadre non ci sia un distacco tra la penultima e la quintultima, la terzultima e la quartultima, non ci sia un distacco di 10 punti. Andiamo a ricapitolare la situazione quando sono le 15.47. Intanto mi segnala Nicodemo Barillaro che ha pareggiato l'Africo con Baca, quindi Vallata del Torbido, Africo 1-1. Ecco il riepilogo dei risultati, vediamo con il supporto della grafica, ecco la nostra regia ora metterà in sovrimpressione: Cavese, San Cataldese 4-0,
AC Reale Trapani 2-0, Città di Sant'Agata Rende 0-0, ma questa partita è iniziata alle 15. Lamezia Terme Giarre 0-0, Gelbison Biancavilla 1-1, Paternò Santa Maria del Cilento 1-1, Portici Castrovillari è stata rinviata per accertamenti Covid, Real Aversa e Troina è finita 1-0, San Luca Licata 0-0, riposa il Cittanova. Andiamo in Eccellenza, Acri Paolana 0-0, Gallico Catona Soriano 2-0, Gioiosa Ionica Isola Caporizzuto 2-1, perché Elio Napoli ci ha comunicato qualche istante fa che si è portato nuovamente in vantaggio il Gioiosa con un gol di Bargas, che tra l'altro dovremmo avere anche un video, poi magari lo possiamo mandare in onda, che si riferisce a qualche azione comunque antecedente al gol di Bargas. Locri Morrone 2-0, Reggio Mediterraneo Cotronei 3-1, Scalea Boca Nuova Merito 1-0, Sersale Bovalinese 3-1, Stilo Monasterace Roccella 2-0. Sono questi i parziali dai campi. Andiamo ora in promozione. Ieri Borgo Grecanico San Giorgio 0-1, Brancaleone Capo Vaticano 4-1, Caraffa Archi 1-1, Ravagnese Melicucco 0-2 oggi, Rombiolese Bagnarese 1-0, Vallata del Torbido Africo 1-1, Cinque Frondese San Gaetano 0-0, Gioiese Sporting Catanzaro Lido 4-0. So se ci sono collegamenti dai campi, diversamente ne potremo approfittare per mandare l'incombenza commerciale prima di entrare poi nelle ultime battute. Andiamo a Scalea da Gaetano Bruno. Scalea Boca Nuova Merito, a te Gaetano. Si è cambiato il risultato al terzo minuto del secondo tempo con il gol di Simone Caruso dalla posizione nella fascia destra. È stata una prima conclusione di Giovanni Caruso parata dal portiere anche se da pochi passi. E poi nulla ha potuto il bravo Parisi, la rimbattuta di Simone Caruso che ha sbloccato il risultato. Ora siamo intorno al dodicesimo e la partita si svolge con una predominanza dello Scalea anche sul piano del palleggio, ma la Boca Nuova Merito non disdegna a provare di offendere, pur scoprendosi rispetto a un ipotetico contropiede della squadra di casa che ha cambiato due uomini, sono usciti Ferrara e Vitiello, sono entrati Sanna e Capitale, il primo cambio al primo minuto del secondo tempo, il secondo poco fa, poco prima di collegarci a voi. Grazie Gaetano, quindi vantaggio dello Scalea contro la formazione regina di mister Laface, sta in questa giornata prevalendo con evidenza il fattore campo. Andiamo a Gallico Superiore, da Rosario Iozzo per Gallico Catona Soriano, a te Rosario. Ventesimo del secondo tempo qui al comunale di lo stadio comunale Nino Lopresti di Gallico, si viaggia sul parziale di Gallico Catona 2 Soriano 0, ricordando le reti al quindicesimo del primo tempo Bonavio, il doppio Regino al ventiduesimo di tempo con una galassa presa in pieno dalla Soriano, in questo momento possiamo questa azione, ma perde la palla e riparte la difesa regina che batte fuori la palla per un giocatore del Gallico che è a terra, il signor Carlo Bassoni della sezione di Monza si avvicina, chiama l'attenzione fare i sanitari, dopo fermo in questo momento, siamo giunti al ventunesimo del secondo tempo qui alla comunale Nino Lopresti di Gallico. Parziale di Gallico Catona 2, Soriano 0, linea che ritorna a te Antonio. Sì, grazie Rosario, ovviamente questo collegamento ha qualche battuta a vuoto, questione di linea telefonica, quindi vediamo un attimino Rosario se riusciamo a trovare una postazione migliore. Andiamo a Lamezia, da Pasqualino Rettura per Lamezia Terme Giarre, non si schioda questo 0-0, partita bloccata, a te Pasqualino. Sì, partita ancora bloccata sullo 0-0 dopo un'ora di gioco, infatti siamo al quarto d'ora della ripresa, Lamezia che cerca appunto di mettere in difficoltà il Giarre. Poco fa Campilongo ha effettuato una sostituzione, è entrato Provazza, è uscito Bezzonno con Terranova che è passato ora a fare il trequartista, perché in pratica dall'inizio del secondo tempo Campilongo ha cambiato modo, è passato dal 4-3-3 al 4-2-3-1, non ci sono state grosse emozioni in questi primi 15 minuti del secondo tempo. Lamezia è andato vicino al gol soprattutto sul finale del primo tempo, al 43esimo, due minuti prima del 45esimo, quando Amenta da buona posizione
ha sparato alto sulla traversa in piena area di rigore dopo un traversone dalla destra di Coras. Quindi la Lamezia cerca appunto di mettere alle corde il Giarre, che comunque si difende e per il momento senza grossi pericoli corsi. C'è poco spazio per Lamezia, che però cerca ora di tentare di arginare questo muro difensivo del Giarre con giocate più sugli esterni. Attenzione ora a Corapi, siamo sulle tre quarti, Calandria, vediamo Bollino che cerca spazio in area di rigore, però viene fermato al limite, quindi niente da fare, riparte il Giarre che però perde subito palla, recupera il difensore centrale della Lamezia Sabatino, palla per Calandria, ancora per Corapi, vero, ancora oggi autentico punto di riferimento della Lamezia. Vediamo ora Terranova, si smarca Provazza sulla sinistra, ancora palla per Terranova, Calandria si allarga per azione per Signano che però non riesce a raggiungere la sfera e si perde anche questa opportunità per il Lamezia, che quando siamo arrivati al sedicesimo di questo secondo tempo non riesce ancora a far gol contro un Giarre che si difende molto bene, dando veramente poco spazio alla formazione data da Campilongo, c'è veramente poco spazio per il Lamezia. Ricordiamo che anche il Giarre ha effettuato due sostituzioni, sono usciti Cannavò e Cocimane, sono entrati Padovani e Audiac, questo al tredicesimo del secondo tempo, cioè un minuto dopo che Campilongo ha mandato in campo Provazza al posto di Terranova. Vi restituisco la linea, ci sentiamo al prossimo collegamento. Grazie a Pasqualino Rettura. Quindi 0-0 sempre tra la formazione della Lamezia Football Club ed il Giarre, Lamezia che ha la necessità di incamerare l'intera posta per non perdere terreno dalle formazioni campane che in questo momento guidano la classifica del campionato di Serie D, in maniera particolare dalla Gelbison e anche dalla Cavese, che sta vincendo nettamente contro la San Cataldese per 4-0. Andiamo a Sant'Agata di Militello da Angelo Giallombardo per Città di Sant'Agata Rende. A te la linea, Angelo. E allora sì, prendiamo la linea dalla Presina, squadre negli spogliatoi, ribadiamo che il match qui è cominciato alle 15. È stato un primo tempo che si è chiuso con la frazione di 0-0, ma non sono mancate le emozioni. Al quinto ha cominciato il Sant'Agata con un colpo di testa di Brugaletta su una punizione di Squillace, finito di poco al lato. Poi ci ha provato il Rende ed è stato bravissimo Brugnano, perché c'è stato trovato, che si è trovato a tu per tu con il portiere, ma c'è stato il tempestivo intervento di Brugnano a sbrogliare una situazione tutt'altro che facile. Il Sant'Agata praticamente scampato questo pericolo si è scosso e ha ribattuto al quindicesimo con la traversa centrata da Bongiovanni. Poi Sant'Agata ancora vicinissima al gol con Catalano nel corso del 33esimo, la sua parabola a rientrare, aveva superato il portiere Mistica, sulla linea di porta aveva salvato Novello. Poi ci ha provato anche Cicirello per il Sant'Agata con una girata finita alta, ma proprio in chiusura di prima frazione, altra palla gol per il Rende con Nardini, che ha obbligato Peters al tuffo e a rifugiarsi in angolo. Primo tempo, dicevamo, avaro di gol ma non di emozioni. 0-0 alla Fresina, linea che può tornare allo studio. Grazie, intanto mi segnala il collega Angelo Giovinazzo il gol dello Sporting Catanzaro Lido a Gioia Tauro contro la Gioiese, gol di Giglio, Gioiese 4, Sporting Catanzaro Lido 1, nell'intervallo tra Sant'Agata di Militello e Rende sullo 0-0. Andiamo ancora avanti con i nostri collegamenti, riprendiamo da Roccella, da Elio Napoli per Gioiosa Ionica, Isola Capo Rizzuto. A te, Elio. Sì, risultato cambiato, Gioiosa è in vantaggio 2-1 e siamo al 25esimo della ripresa. La rete è stata realizzata da Barges, quindi doppietta per lui all'ottavo della ripresa. Gioiosa che è partito bene e infatti nei primi 10 minuti del secondo tempo ha costruito 3 azioni pericolose, l'ultima delle quali all'ottavo è andata con Vargas con il pallone dentro la rete, un tiro da fuori aria, raso terra
e il portiere Arvid Gull dell'Isola non ha potuto fare nulla. Dopo del vantaggio del Gioiosa sono saltati tutti gli schemi, l'Isola Caporizzuto non si dà per vinta. In questo momento c'è una sostituzione per tra le file del Gioiosa, entra Artuso ed esce il numero 7 Bolognino. Comunque stavo dicendo, dopo il vantaggio del Gioiosa sono saltati gli schemi, l'Isola non si dà per vinta e si è buttata in attacco con un'azione, per la verità, non tanto lucide. Hanno avuto un buon da fare, per la verità, i difensori del Gioiosa, Luciano e Audino, se la sono cavati abbastanza bene, se la stanno cavando abbastanza bene. Questa è una fase invece del gioco con il Gioiosa, che è ritornato all'attacco per costruire un'altra azione e servire Vargas, che oggi è abbastanza in forma, pronto a raccogliere. Infatti è lui che ha il pallone in questo momento, calcia e respinge la difesa dell'Isola. Stavo dicendo, Vargas che oggi è abbastanza in forma ed è pronto a raccogliere tutti i passaggi che dal centrocampo provengono soprattutto da Mazzone, ispiratore del gioco del Gioiosa, e da Bottiglieri, che gioca un po' alle spalle di Vargas. Un Gioiosa che dimostra di controllare fino a questo momento il vantaggio. In questo momento si sta giocando il 27esimo, 2-1, 2 Gioiosa 2, Isola 1, qui a Roccella, tra Gioiosa e Isola Caporizzuto. Grazie De Napoli. Quindi vantaggio del Gioiosa, come vi dicevamo, con Vargas autore di una doppietta. Intanto in Serie A, vi dicevo, 2-0, siamo nell'intervallo, 2-0 del Verona sull'Udinese con gol di De Paoli e Barak. 1-1 invece a Marassi tra Genoa e Salernitana, al gol di destro per il Grifone realizzato al 32esimo, ha risposto nel recupero Federico Bonazzoli per la Salernitana. Quindi Genoa-Salernitana 1-1, questo è un match che vale moltissimo in basso alla classifica. Poi Empoli-Cagliari 1-0 ha realizzato al 38esimo Pinamonti per i toscani. Ritorniamo da Anna Maria in Platini per Locri Morrone. A te la linea, Anna Maria. 23esimo minuto, sempre 2-0 per il Locri sulla Morrone. Si attuano adesso delle sostituzioni, ci sono gli ingressi per quanto riguarda la Morrone di De Rose e ancora di l'ho già perso, però stava entrando Dacri, di De Rose e Dacri, mentre nel periodo non collegato c'è stato invece l'innesto di Sapone per quanto riguarda il Locri. Allora, una buona ripresa soprattutto per la Morrone. Il Locri concede qualcosa in più in difesa ed esce fuori la Morrone, che già per esempio al secondo minuto con Trombino, Misuri e Prete si attua una bella triangolazione. Sono loro in realtà in grande stile ad avviare le manovre di questo nuovo momento di gioco tra le linee e soprattutto tra i varchi di una difesa locrese che interviene, ma allo stesso tempo la Morrone riesce a fare sua una palla assist in quella circostanza, che finisce in posizione più comoda per Misuri, che addirittura prova un bel tiro a giro che era indirizzato direttamente all'angolino alla sinistra di Gagliardotto. Gagliardotto è costretto a stendersi al massimo. Dopo 9 minuti Trombino invece si esibisce su palla inattiva, la sua specialità, posizione eccellente per lui, mira indirizzata anche qui all'angolino, Gagliardotto si supera anche questa volta. Da lì in poi un gioco che si svolge più tra le tre parti, centrocampo, c'è una grande due vertici passi, anzi faccio un rewind su me stessa che prima aveva parlato di Pansera. Samone invece il vertice basso, quindi da lui, ma non possiamo fare più lo specchio con Dodaro perché è uscito, quindi lo si fa con la rosa, e quindi due squadre che continuano a misurarsi su un terreno locrese che la Morrone probabilmente sta soffrendo, probabilmente in spazi diversi avrebbe dato molto di più. 2-0 intanto, siamo al 25esimo minuto, ci aggiorniamo più tardi. Grazie Anna Maria, 2-0 quindi per il Locri, che a questo punto si trova a 12 punti di vantaggio rispetto alla stessa Morrone, seconda in classifica, a 13 punti dalla Reggio Mediterranea, che mercoledì ha giocato il recupero, diciamo, e ha vinto. Quindi la squadra regina cerca l'inserimento nei playoff, ma per quanto riguarda la vittoria del campionato, a questo punto possiamo dire che solo il Locri può perderlo
alla luce anche di questo maxi vantaggio che ha maturato rispetto alle sue contendenti. Andiamo a Scalea, Gaetano Bruno per Scalea, Boca Nuova Merito, a terra linea. Sì, pochi istanti fa la più giusta occasione per la Boca Nuova Merito, che possiamo dire che si è divorato il gol dell'1-1 con Arrigo imbeccato alle spalle della difesa da una bellissima palla di Zampaglione, ha calciato fuori veramente a tu per tu con Calandra, che sicuramente gli ha coperto bene lo specchio della porta, ma diciamo che Arrigo poteva fare molto molto di più. È stata la consueta girando la ricambio adesso nei scorsi minuti con mister Tifo La Faccia, che ha mandato in campo Campolo e Foti per Neri e Ambrogio, mentre invece Scalea ha rimesso in campo anche il quarto cambio con Chiacchio, il nuovo attaccante arrivato in settimana in casa biancostellata, che ha preso il posto di Arcuri, un esterno di difesa. Insomma, lo Scalea vuole assicurarsi questi tre punti, magari anche mettendo il risultato al sicuro con un raddoppio, ma deve stare attento anche alla Boca Nuova Merito, che è tutt'altro che fuori dalla partita. Siamo intorno alla 25esimo del secondo tempo, il risultato è sempre 1-0 per la squadra di casa, decise per il momento il gol di Simone Caruso al terzo minuto del secondo tempo. Grazie Gaetano, quindi sempre 1-0 per lo Scalea sulla formazione del Boca Nuova Merito, che sta cercando di venire su con la conduzione tecnica affidata a Pippo La Face. Stava risalendo la classifica, ora al momento c'è questa momentanea sconfitta sul campo dello Scalea, ma ancora manca tanto per cercare di rimediare. Andiamo a Sersale da Domenico Bruzzè per Sersale Bovarinese, a te la linea Domenico. Sì Antonio, qui siamo sul il 20esimo del secondo tempo, il risultato sul 3-1 per il Sersale, al momentaneo vantaggio del Sersale aveva risposto la Bovarinese con il gol di Giorgi, poi il primo tempo si è chiuso sul 2-1 e adesso Nesti Coda, calcio di punizione, ha insaccato la terza rete per il Sersale. Quindi quando siamo al partita quasi chiusa, possiamo dire Domenico. Sì, anche se le squadre stanno giocando a viso aperto, ci sono occasioni sia da un lato che dall'altro, ma diciamo il Sersale ha trovato i due gol di vantaggio sulla Bovarinese, che è un po' difficile da recuperare. Certo, soprattutto perché il Sersale è una squadra ostica, però la Bovarinese d'ora in avanti non può fallire. Non può più sbagliare. Assolutamente no, deve cercare di invertire la rotta al più presto per poter raggiungere la salvezza. Va bene, ci sentiremo dopo, grazie Domenico. Oggi vi ricordo, nel campionato di eccellenza si gioca la 19esima giornata, domenica prossima si esauriranno 2/3 di campionato e si entrerà quindi nella ultima parte della stagione con le ultime 10 giornate, chiaramente poi andranno a valere molto, anche un peso specifico abbastanza rilevante per la classifica finale. Andiamo a Monasterace, stilo Monasterace Roccella da Salvatore Coniglio. Salvatore. Sì, 10 minuti alla fine del match, ancora 2-0 per lo Stico Monasterace, nessuna occasione in questi ultimi 20 minuti di gioco. Quindi si gioca praticamente consapevoli, cerca di mantenere il possesso palla lo Stico Monasterace per non arrotondare di più il punteggio. Il Roccella invece sta giocando oppure sta cercando di limitare i danni, Salvatore? No, il Roccella è più vivace in questo secondo tempo, è andato al tiro anche 2-3 volte, non tanto il portiere locale, però diciamo che è più vivace rispetto al primo tempo. Ok, grazie Salvatore. Quindi Stilo Monasterace 2, la Roccella 0. Abbiamo anche da segnalare il gol dell'Acri in questo momento con la Paolana, quindi Acri 1, Paolana 0. Vediamo se riusciamo a collegarci regia con gli altri campi. Sono le 16:06, si inizia ad entrare nella fase calda delle sfide. Vediamo se ci sono novità nel campionato di Serie D, dove al momento è sempre 0-0 tra Lamezia e Giarre. Gelbison che passa in vantaggio sul Biancavilla, Gelbison 2, Biancavilla 1. E andiamo da Nicodemo Barillaro per Vallata del Torbido Africo. A te Nicodemo. Sì, riprendiamo la linea qui dal comunale di Mammola, 36esimo e 1-1, ha pareggiato l'Africo con Baca.
al 22esimo meritato il pareggio della formazione africese, che ha giocato veramente bene, anche se in questo frangente finale di gara sta seccando almeno da 10 minuti la Valate del Torbido, un po' con un po' di confusione, ma tutto sommato ha impensierito in due circostanze il portiere dell'Africo. Dunque Vallata del Torbido che cerca di vincerla questa gara in questa parte finale. È stato bello il gol di Bacca, comunque dopo un errore difensivo la girata del numero 9 dell'Africo è beffato il portiere della Vallata del Torbido. Dunque 1-1, la gara è molto combattuta, come dicevamo già in precedenza, soprattutto al centrocampo si gioca, le folate offensive della Vallata del Torbido si spostano spesso e volentieri sul settore sinistra, dove spinge tantissimo Noto, ma anche Ansu, che è stato capace di divorare una buona occasione intorno al 30esimo minuto. Attaccano ancora i locali di Silvano, lo fanno ancora con Mesiti che cerca di offrire un buon pallone per Galluzzo, esce il portiere dell'Africo e riesce a recuperare la sfera. Dunque ormai da qualche minuto la Vallata del Torbido sta cercando di spingere sull'acceleratore in cerca del gol e del vantaggio. È importante oggi per la squadra locale tentare di ottenere i tre punti. Finora comunque l'Africo si è difeso con ordine ed è ripartito anche in contropiede spesso e volentieri con il pericolosissimo Strati e soprattutto con l'autore del gol Bacca, veramente un ottimo giocatore questo giovanissimo che ha realizzato il pareggio per l'Africo. Mancano 9 minuti più recupero al termine qui al comunale di Mammola, Vallata del Torbido 1, Africo 1, e vi restituisco la linea allo studio. Grazie Nicodemo Barillaro, quindi Vallata del Torbido e Africo sono sull'1-1, si sta per entrare nei minuti finali, vediamo se ci sono gli altri due campi per completare questo giro e poi eventualmente riprenderlo prima della maxi pausa commerciale che arriverà prima di darvi poi tutti i numeri di questa domenica. Andiamo da Rocco Calandruccio per l'aggiornamento di Reggio Mediterranea Cotronei Caccuri. A te Rocco. Sì Antonio, ecco, stavamo seguendo, qua siamo giunti all'ultimo quarto d'ora a Longhi Bovetto, stavamo assistendo proprio adesso a una bellissima azione da parte del Reggio Mediterranea, tutta argentina, tra Lancioni e Pesce, con Lancioni dopo lo scambio con il suo connazionale conclude trovando l'ottima risposta di Pico. Guarda, è una partita veramente molto molto gradevole, bella, con tanti gol, con due squadre che non si risparmiano, che giocano a viso aperto. Siamo 3-2 per la Reggio Mediterranea. Ti dico brevemente che la Cotronei ha solo subito il vantaggio di 11 metri con Fabiano. La Reggio Med subito ha replicato con una doppietta di Lancioni ribaltando il risultato, poi in pieno recupero primo tempo triplicano i Reggini con Poti sugli sviluppi di un corner e poi nella ripresa, in entrata di una quinta 10 minuti fa, ha costruito le distanze con una grande conclusione potente che ha lasciato un po' di stucco l'estremo difensore Morabito. Qui mancano, come ho detto prima, meno di un quarto d'ora, Reggini in vantaggio per 3-2, ma è una partita ancora molto molto aperta che ci terrà secondo me coppio sospeso fino al TG fischio finale. Sì Rocco, qualche parola sulla partita di mercoledì della Reggio Med, ce la puoi dire visto che hanno recuperato sì. La sfida? Assolutamente sì, ha avuto tre punti importantissimi ottenuti dalla formazione di Mister Mesiti contro una Morrone che sappiamo tutti la sua qualità, il tipo di stagione che sta facendo. Sono andati lì a vincere 4-2 oltretutto in fila numerica per oltre un tempo, e la dimostrazione che questa giornata ha dei valori, ha portato a casa veramente tre punti fondamentali, una prova d'orgoglio da parte di tutta la formazione Regina dopo il KO rimediato nel derby con il Vocale, una vittoria voluta veramente a tutto il gruppo, poi con un puntoriere che è entrato nel secondo tempo e ha fatto veramente la differenza consentendo alla Reggio Med di portare questa vittoria a casa, ma è una vittoria veramente che rilancia le ambizioni di una Reggio Mediterranea che con i suoi giovani non vuole smettere di stupire. A questo punto il secondo posto chiaramente, perché per il primo mi pare che ci sia una differenza abissale di punti, no? Assolutamente sì, il secondo posto è più che la portata e sicuramente la formazione di Mister Mesiti farà di tutto per conquistarlo, infatti questa vittoria ottenuta in terra cosentina ha una doppia valenza
proprio per l'obiettivo secondo posto che mai come in questo momento resta alla porta della Regione Mediterranea. Ok, ci sentiremo più tardi per il finale, grazie Rocco, okay, quindi 3-2 per la Reggio Med sul Cotronei Caccuri. Andiamo a riprendere dai campi l'ordine con la Serie D, abbiamo ancora qualche campo di promozione a Rombiolo, l'aggiornamento di Rombiolese e Bagnarese con Nicola Costanzo. Nicola. 25esimo, 1-0 per la Rombiolese, Rombiolese che è andata vicino al raddoppio con Arena praticamente 10 minuti fa. La partita si è un pochino incattivita, la Bagnarese sta cercando disperatamente il pareggio, ma la Rombiolese copre bene in questo momento. Niente nulla di cui, una decisione da parte della Bagnarese che si è spenta a fondo campo. Quindi 25esimo, 1-0 per la Rombiolese, linea allo studio. Grazie, questa è una partita davvero importantissima per la zona bassa della classifica. La Rombiolese è ultima con in questo momento 12 punti alla luce di questi 3 punti che stanno maturando contro la Bagnarese. I reggini precedono in classifica i vibonesi di 3 punti, quindi è fondamentale questa eventuale vittoria della Rombiolese per la rincorsa alla salvezza. Andiamo da Angelo Giallombardo per l'aggiornamento di Città di Sant'Agata Rende. A te Angelo. Il riferimento di trovato leggermente lunga, buona comunque l'intenzione del 25 biancorosso, e poi c'è un lunghissimo rilancio, Cicirello mette giù il pallone, viene attaccato adesso da Mirabelli al limite per Catalano che ha lo spazio per il tiro, la conclusione di Catalano troppo schiacciata, centrale, facile la parata di Mitica, si rammarica Catalano perché Cicirello gli aveva servito un ottimo pallone. Non ha colpito benissimo in questa circostanza il numero 10 biancazzurro e sfuma quindi questa opportunità per il Sant'Agata e rende che manovra con Nardini. Ora Nardini, poi Mirabelli, De Miranda, pensa al lancio lungo, poi gioca corto, perde palla il Rende, Cicirello, Calafiore, Catalano, Frisen. L'apertura di Frisen a cercare Bongiovanni, cerca l'1-2 Bongiovanni, Cicirello, ancora Cicirello, mantiene il possesso di palla. Sant'Agata di Militello dove Sant'Agata e Rende sono sullo 0-0, intanto vi diamo anche i finali del campionato di prima categoria Girone D che si sono giocati ieri, questi 5 incontri, in corso di svolgimento altri 3, Bianco Siderno 1-2, Catone Deliese 0-3, Palizzi Lazzaro 3-3, Ardore San Michel 3-1, Santa Cristina Bovese 1-1, si stanno giocando Scillese Palmese, Taurianovese Polistena e Propellaro Villese. Al comando saldamente la Deliese seguita dalla Propellaro a quota 35 e dalla Palmese a quota 33. Il Siderno è al sesto posto a 5 punti dall'Ardore che è l'ultima in zona playoff. Andiamo da Rosario Iozzo, Gallico Catona Soriano, a te la linea Rosario. 45esimo qui del secondo tempo allo stadio comunale Nino Lopresti, dal signor Carlo Bassoli ha dato 4 minuti di recupero, si viaggia sul parziale di Gallico Catona 2 Soriano 0, nulla da segnalare a parte qualche occasione da parte della squadra del neo allenatore Giovinazzo in casa regina. Il Soriano quest'oggi, a dire la verità, è sottotono, ha giocato una partita sottotono, non concretizzando ovviamente varie occasioni anche se poche. Si rimane ancora sulla 2-0 per la squadra regina dove è già scaduto uno dei 4 minuti di recupero. Attenzione il Soriano in questo momento, ma nulla di che, il portiere Arcinelli blocca per terra. Mancano 3 minuti qui alla comunale Nino Lopresti di Gallico, parziale Gallico Catona 2 Soriano 0, linea allo studio. Grazie Rosario, partita che sta per vivere le sue ultime battute con il Gallico Catona in vantaggio per 2-0. Gallico Catona che rischiava molto prima di questa partita, aveva necessità di incamerare l'intera posta, al momento ci sta riuscendo. Andiamo a Roccella da Elio Napoli per Gioiosa Ionica Isola Caporizzuto, a te Elio. Sì, 2 minuti ancora per la fine del tempo regolamentare, poi vediamo quanto sarà il recupero. Risultato sempre 2-1 a favore del
gioiosa. Isola in 10 dal 37esimo, è stato espulso Minici per un brutto fallo su Capri. Molto nervosismo in campo, Gioiosa in questa fase di gioco è all'attacco, cerca di controllare ed è Bottiglieri in aria che si destreccia con il pallone ancora tra i piedi, la sfera arriva fra le mani dell'estremo difensore dell'Isola. Dicevamo risultato 2-1 a favore del Gioiosa, Isola avanti tutta in questi ultimi minuti di gioco, però il Gioiosa si difende abbastanza bene e staziona soprattutto a centrocampo con, dicevamo, Mazzone e Bottiglieri. Brutto fallo quello commesso da Minici in fase di attacco su Canfri, che è costata l'espulsione. In questo momento l'Isola che è in attacco, un calcio piazzato da quasi metà campo, tutti i giocatori dell'Isola sono nell'area del Gioiosa, sono gli ultimi minuti, il tempo regolamentare è scaduto, però non abbiamo visto segnalare il recupero, ci sarà sicuramente qualche minuto consistente di recupero perché si è perso molto tempo, soprattutto nella fase finale dell'incontro, il portiere dell'Isola esce dai pali in questo momento con il pallone ai piedi e lancia in avanti, però è Bottiglieri che riesce a conquistare la sfera a centrocampo e a lanciare verso la porta avversaria, verso la porta degli ospiti. Ancora l'Isola in attacco sulla fascia sinistra con il pallone. Scusami, ti daremo. Allora, risultato: due minuti ancora di tempo di recupero. Ok, e poi sentiremo l'incontro. 2-1 il risultato per il Gioiosa. Ci sentiremo tra pochissimi istanti perché sta davvero succedendo di tutto. Il San Luca ha un calcio di rigore al 48esimo del secondo tempo, e poi c'è stato il gol dell'Africo a Mammola contro la vallata del Torbido, proprio nell'azione successiva è arrivato il 2-2. Andiamo direttamente, vediamo se la regia è pronta per collegarsi con Nicodemo Barillaro per la descrizione di questo rocambolesco finale, e poi vi daremo anche contezza del calcio di rigore che deve tirare il San Luca proprio nei secondi finali. Andiamo a Locri, Anna Maria Implatini, veloce aggiornamento, un minuto e il risultato. Sì, Nicoletti e Misuri si sono messi alla prova adesso al cospetto di Gagliardotto, non ci sono riusciti a creare quest'ultimo colpaccio che comunque riaprirebbe la partita davvero per un giro di lancetta più recupero. Ci sono stati degli avvicinamenti, non è cambiato nulla per quanto riguarda lo stile di gioco, quindi sempre 2-0 per il Locri. Ok, grazie Anna Maria, ci sentiremo tra pochissimo per il commento finale, vediamo se riusciamo ad avere anche questo risultato da San Luca con la formazione di casa, come ci segnalava Stefano Muscatello, che aveva a disposizione un penalty al 48esimo del secondo tempo. Sicuramente ci saranno state le proteste da parte dei calciatori siciliani, vediamo se c'è Nicodemo Barillaro. Nicodemo, allora, che è accaduto? È accaduto di tutto in questo finale, ma veramente uno spettacolo straordinario. Gli applausi sono tutti per Mestiti, intanto che ha pareggiato per la vallata del Torbido, un gran gol, veramente straordinaria esibizione balistica di Andrea Mestiti che ha pareggiato il gol di Strati. È successo in un minuto e l'Africo in vantaggio con Strati, poi subito la vallata del Torbido in avanti e Mestiti ha realizzato un grandissimo gol da meritarsi gli applausi. Veramente straordinaria la gara qui al Comunale di Mammola tra vallata del Torbido e Africo, 2-2, risultato finora giusto per quello che si è visto in campo, anche se la vallata del Torbido in questo finale la poteva pure vincere. Comunque è stato veramente un bel finale, si attende solo il fischio del direttore di gara, sono stati assegnati 4 minuti di recupero, è successo tutto in questo finale, si è accesa la gara con la vallata del Torbido che è riuscita a pareggiarla con Andrea Mestiti, il gol di Strati dopo un'indecisione della retroguardia
della formazione della Vallata del Torbido. Dal comunale è tutto, manca veramente poco al fischio finale, 2-2 poi studio. Ok, poi ci comunicherai il finale. Intanto purtroppo il San Luca ha sbagliato con Carbone, il calcio di rigore è stato parato da Truppo, portiere Agrigentino, quindi San Luca è Licata 0-0, siamo nei secondi finali, peccato perché il San Luca ha davvero avuto questa colossale occasione per centrare l'intera posta in palio, per vincere e portarsi via a casa 3 punti d'oro per la sua classifica, ma si è fatto ipnotizzare Carbone, che solitamente questi rigori non li sbaglia, e quindi il risultato è rimasto fermo sullo 0-0. Vediamo dove andare, regia. C'è stato il gol del Sant'Agata in questo momento sul Rende, Sant'Agata Rende 1-0, commento finale di Rosario Iozzo su Gallico Catona Soriano, a te la linea. È finita in questo momento la gara, il signor Paolo Bassoli della sezione di Monza ha decretato la fine della gara. Mi sentite? Sì, stiamo sentendo in sottofondo. Diciamo le urla di gioia dei sostenitori dell'Locri al terzo gol dei padroni di casa, che hanno realizzato con Romero, quindi Locri 3, Morrone 0. Vai Rosario. Stavo dicendo, il finale qui dallo stadio comunale Nino Lopresti di Gallico, con la squadra di casa che vince 2-0 sul Soriano, i tanti marcatori al 15° del primo tempo, la rete di Bonaddio, il raddoppio al 22° di Lancia. Il finale in questa domenica, Gallico Catona batte Soriano 2-0, ricordando che la Soriano sarà attesa domenica prossima della seconda trasferta consecutiva nella quinta giornata di ritorno in casa della Cotronei Cacuri, dalla comunale Nino Lopresti di Gallico. Finale Gallico Catona 2, Soriano 0. A tutti l'augurio di una buona domenica. Grazie Rosario, gentilissimo. Chiudiamo il collegamento con Gallico. Dunque ha vinto il Gallico Catona 2-0 sul Soriano. Andiamo ad aggiornarci su Città di Sant'Agata Rende con Angelo Giallombardo. Lato corto, Catalano, parte la cross, Cicirello, la fuori, grandote Cicirello, Sant'Agata 2, Rende 0, gran gol in altra passione di Cicirello. Bene, quindi possiamo riprendere la linea nel momento in cui ha realizzato il Città di Sant'Agata il 2-0 contro il Rende. Tra poco possiamo collegarci anche con Anna Maria Implatini, mi pare che si sia conclusa la sfida a Locri, così come si è conclusa a San Luca, San Luca Licata 0-0. Proviamo a collegarci, regia, con Stefano Muscatello a breve per avere anche il commento finale di questa sfida. Quindi, come vedete, cambiano i risultati in eccellenza e finale anche Stilo Monasterace Roccella 2-0 e finale, come dicevamo, a Locri, Locri Morrone 3-0. Ecco qui, vediamo le immagini. Che, tra l'altro, mi pare che ci sia anche un video, se riusciamo a vederlo, dove c'è l'esultanza proprio nei secondi finali dopo il terzo gol di Romero del Locri, con tutti i tifosi in piedi per tributare il giusto riconoscimento alla squadra di mister Mancini, che con questa vittoria praticamente vince il campionato. Ecco, vedete queste immagini, tifosi del Locri in visibilio, e quindi squadra Amaranto che con questi altri 3 punti praticamente vince il campionato. Sono 12 punti di vantaggio quando mancano 11 giornate alla fine, insomma una differenza davvero abissale. Andiamo da Stefano Muscatello. Stefano, il commento finale su San Luca Licata, a te la linea. Sì, buonasera dallo stadio Corrado Alvaro di San Luca. San Luca Licata che è terminata con il punteggio di 0-0, un'ottima partita giocata da due ottime squadre. Il Licata settimo con 30 punti, il San Luca 12° con 25, una classifica molto corta nel girone di Serie B. Partita che poteva svoltare al 48° del secondo tempo, quando è stato accordato un calcio di rigore per il San Luca, fallo commesso sull'attaccante messinese Godano. Calcio di rigore però non realizzato, sbagliato da Capitan Carbone per il San Luca, che si è visto parare il calcio di rigore per l'appunto da Truppo, il portiere del Licata. Punteggio che è rimasto sullo 0-0, partita che si è conclusa 0-0, ma una bellissima partita tra due ottime squadre e grande prova del San Luca, che è stato applaudito da tutta la tribuna centrale
dalla tribuna coperta del Corrado Alvaro, partita che però si conclude sullo 0-0, non scontenta nessuno ma non rende felice le due squadre che si sono alternate sul terreno di gioco e avrebbero meritato entrambe qualcosina in più. Quindi possiamo denotare che lo 0-0 il pareggio è il risultato più giusto, rammarico più grande però per il San Luca che ha fallito un calcio di rigore e poteva passare in vantaggio nella seconda frazione a tempo quasi scaduto. Bene, grazie Stefano Muscatello. Vi ricordo che nel campionato di Serie D si tornerà in campo già mercoledì con alcune partite davvero importanti. Andiamo a Crogevana Nidi, vediamo se c'è il finale dal Longhi Bovetto, Reggio Mediterranea, Cotronei Caccuri, Rocco Calandruccio. Sì Antonio, qui si attende il fischio finale, c'è adesso una punizione per la Reggio Mediterranea che sta per battere Lancione, però su questa punizione credo poi sì, l'arbitro Petrosino Calamessia fischierà la fine delle ostilità. Infatti ecco, infatti adesso c'è, ecco, c'è calcio d'angolo per la Reggio Mediterranea, il solito sempre sul 3-2. Gli Amaranto sono vicinissimi a portare a casa un'altra preziosissima vittoria, la seconda consecutiva dopo quella ottenuta mercoledì scorso in casa della Morone. C'è questo corner, la Fonseca Regina fa scorrere un po' il tempo in modo da difendere questo preziosissimo vantaggio, ma adesso la Cotronei parte, penso è l'ultima chance per gli ospiti di provare il pareggio, avanzano i giallorossi. Ma la Regione recupera palla a centrocampo e riparte, vediamo cosa farà da loro, ma viene contrastato da un avversario. Niente, mancano con pochissimi secondi, adesso c'è l'ultima azione, sempre per la Cotronei che prova il tutto per pareggio, ma finisce qui, palla che termina sul fondo e l'arbitro che fischia il triplice. Fischio finale, Reggio Mediterranea batte Cotronei 3-2, finale. Ok, grazie Rocco Calandruccio, quindi possiamo chiudere il collegamento con il Longhi Bovetto di Crogevana Nidi, nuova vittoria della formazione regina, ma andiamo ora con il collegamento finale da Locri, questo Locri capolista che batte la Morrone 3-0 e si avvia alla vittoria del campionato. Anna Maria Implatini. Esattamente Antonio, è finita con un 3-0 che rispecchia anche quello che è stato l'andamento in campo, una Morrone che non ha concesso grandi spazi, quando è riuscita ad ottenerne qualcuno, cioè all'inizio della ripresa, non ne ha approfittato e il Locri invece è riuscito a portare a rete alla fine Romero, che tanto ha lavorato senza essere sostituito, fino alla fine ha costruito invece il tanto ricercato gol. Per continuare una sua striscia positiva, venivamo da una trasferta dove abbiamo visto il Locri viaggiare proprio sulla linea argentina e quindi ancora una volta a segno Romero. Grazie allora, buona domenica e al prossimo collegamento dal Macri di Locri. Grazie a te Anna Maria, gentilissima come al solito e precisissima, complimenti anche per il tuo lavoro. Vedremo, vi ricordo poi domani le immagini e gli highlights nella trasmissione di Pino Gagliano, tutti in campo con Gesualdo Albanese e i suoi ospiti con anche le immagini dai campi di Serie D. Andiamo a Rombiolo, vediamo se c'è il finale di Rombiolese e Bagnarese. Nicola Costanzo. E purtroppo il finale non c'è perché mancano ancora 2 minuti più al 21 recupero, Rombiolese sempre in vantaggio per 1-0, Bagnarese in avanti alla ricerca disperata del gol, ma la Rombiolese copre bene e cerca di colpire soprattutto in contropiede. La partita è un pochino innervosita con dalla partita della Rombiolese, ma tutto sommato sta procedendo nei limiti della decenza. Magari siamo al 44esimo, 1-0 per la Rombiolese. Ok, grazie Nicola, poi magari mi mandi il finale sul gruppo, quindi 1-0 per la Rombiolese sulla Bagnarese, ma mancano ancora 2 minuti e ci sono i finali in Serie D, c'è il finale anche da Lamezia dove la formazione di casa non è andata oltre lo 0-0 contro il Giarre, finale quindi dal Guido d'Ippolito, Lamezia Giarre 0-0 e finale a San Luca Licata 0-0, sta perdendo il Rende sul campo del Sant'Agata per 2-0, mentre vi ricordo che la partita tra Portici e Castrovillari è stata rinviata per accertamenti Covid. In eccellenza Acri Paolana è finita 1-1, Gallico Catona Soriano è finita 2-0, Gioiosa Ionica Isola Caporizzuto è finita 2-1,
Locri Morrone finita 3-0, Reggio Mediterranea Cotroneica Curia finita 3-2, Scalea Boca Merito è finita 1-0, Sersale Bovalinese finita 3-1, Stilo Monasterace Roccella è finita 2-0. In promozione abbiamo il finale di Gioiese Sporting Catanzaro Lido che è finita 4-3, pensate, stava vincendo alla fine del primo tempo la Gioiese per 4-0, poi nella ripresa il Catanzaro Lido ha sfiorato l'impresa ma non ci è riuscito proprio per un niente, praticamente 4-3. Una gara dai due volti, possiamo dire, primo tempo in cui la Gioiese è stata assoluta padrona del campo, poi nella ripresa il ritorno della squadra catanzarese. Cinque Frondese, San Gaetano si sta ancora giocando 1-0, Vallata del Torbido Africo è finita 2-2 e così come si sta giocando Rombiolese Bagnarese. Con questi risultati possiamo andare ora con la maxi pausa pubblicitaria e poi ritorneremo per darvi tutti i numeri di questa domenica, ma andiamo prima a Lamezia da Pasqualino Rettura per il commento finale di Lamezia Giarre. A te Pasqualino. Sì, è finita qui sul nulla di fatto, 0-0, Lamezia che non è riuscito a ottenere la terza vittoria consecutiva, bloccato in casa dalla Giarre, e il secondo 0-0 della Lamezia al Vittoldo. Il primo 0-0 è stato il 5 dicembre scorso contro la Cavese, quindi contro tutt'altro avversario. 7 calci d'angoli a 0, questa la dicono lunga su questa partita. Un Giarre che ha pensato solo a difendersi e alla fine ha avuto ragione, perché non è, è riuscito a mantenere inviolata la propria porta. La Lamezia ci ha provato soprattutto nel secondo tempo, ha avuto 2-3 grosse occasioni, soprattutto al 25esimo, al 25esimo Miliziano solo davanti al portiere sotto porta e il portiere si è trovato pallone tra le mani, anzi no, al 41esimo, chiedo scusa, quindi proprio negli ultimi minuti un cross di Corabi sotto porta, Miliziano ha toccato col piatto solo davanti al portiere, ma il tiro è stato centrale, il portiere si è trovato il pallone tra le mani. Poi c'è stata un'altra occasione un minuto prima al 40esimo, quindi all'85esimo con Rusescu su un calcio d'angolo di Corapi, migliore in campo della Lamezia insieme a Sabatino. Il colpo di testa di Rusescu, il rumeno che era entrato nel secondo tempo negli ultimi 15 minuti, la palla ha sfiorato la traversa, ma ripeto, il Giarre ha tenuto in difesa un muro difensivo e la Lamezia non è riuscito nell'ultimo passaggio, non ci ha creduto molto e quindi alla fine ha dovuto cedere appunto questi tre punti, solo un punto che però insomma è veramente poco, soprattutto per quelli che sono davanti alla Lamezia, Cireale ora mi pare, anche Cavese, Gerbison che viaggiano invece a un passo decisamente più forte della Lamezia. Siamo soltanto alla quarta giornata del girone di ritorno, certo, però pareggiare in casa in questo momento veramente negativo. Speriamo ora che il Lamezia riesca comunque a reagire, anche perché mercoledì prossimo ha una trasferta molto delicata in quel delicata. Avrebbe meritato la vittoria il Lamezia, però doveva fare di più, non ci è riuscito, non ha trovato grandi spazi grazie a un Giarre che comunque ha, soprattutto nel secondo tempo si è messo lì in difesa non superando quasi mai il centrocampo e alla fine è riuscito a recuperare un punto importantissimo in chiave salvezza. È tutto dal Vippolito, vi restituisco la linea. Grazie Pasqualino Rettura. Allora andiamo in pubblicità e poi ritorneremo per darvi tutti i numeri di questa domenica. Dal 1985 Edil Merici ti accoglie nel mondo della casa, dalla progettazione alla realizzazione. Un viaggio che segue l'opera in tutte le sue fasi, dalla struttura grezza alle rifiniture, fino al design d'arredo. La trentennale esperienza del personale guida il cliente nelle scelte a lui più vantaggiose.
Crediamo che la personalizzazione sia la chiave di successo. Ogni progetto è il risultato di scelte su misura, sempre in linea con il budget del committente. La nostra sala mostra non è solo esposizione, ma un laboratorio di idee, progetti e soluzioni, affiancato da un'accurata consulenza professionale in grado di farti vivere in anteprima 3D la bellezza dei tuoi spazi. Siamo più di 25 persone e condividiamo ogni giorno lo stesso obiettivo. Siamo imprenditori, tecnici, consulenti, designer, ma prima di tutto siamo persone che parlano ad altre persone cuore a cuore. Uniamo funzionalità, design e benessere per creare un nuovo concetto di casa, la tua casa. www.edilmerici.it Contrada Merici, Locri, Reggio Calabria. Info 0964 23 51 72. Stocco, il piacere dello stocco, ma quello buono. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Cosa facciamo? Ci prendiamo cura della tua bellezza. Medicina estetica, filler, botulino, trattamenti laser, trattamenti anticellulite, trattamento per la calvizia, fisioterapia, posturologia, medicina dello sport, osteopatia, nutrizione, endocrinologia, urologia. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Yeah.
Centro Supermercato Alimentare. Scegli il posto giusto dove fare la spesa, dove sentirti a casa e farti consigliare il meglio ogni giorno. Alimentari delle migliori marche, salumi, formaggi, surgelati, vini, detersivi e tantissimi altri prodotti, selezionati attentamente per te dal nostro personale per garantirti qualità, freschezza e convenienza. Non rinunciare alla qualità. Vieni a trovarci al CSA, Centro Supermercato Alimentare, con il suo vasto parcheggio. Strada Statale 106 tra Siderio Nell'Otri, telefono 0964 82 832. Inoltre ricordiamo il fornitissimo reparto cash con prezzi assolutamente convenienti. Caracciolo Stufe e Camini, il sole dentro casa. Calore, eleganza e risparmio grazie ai bassi consumi dell'esclusivo sistema Labirinto per il rilascio lento del calore. Modelli capaci di soddisfare le esigenze di tutte le famiglie per un calore perfetto su misura d'ambiente o d'arredamento. Caracciolo Stufe e Camini lo trovi a Grotteria Mare sulla strada statale 106. E allora rieccoci per quanto concerne questa quarta puntata del 2022 di Domenica in Campo, in onda qui su Telemia. Vi ricordo i risultati finali partendo dalla Serie A, anche se per la verità manca ancora qualche minuto, ma Verona-Udinese sul 3-0 per gli scaligeri, mentre sempre 1-1 tra Genoa e Salernitana, mancano 5 minuti al termine, 5-10 minuti invece mancano ad Empoli, 1-0. Per l'Empoli sul Cagliari. Ti ricordo che nell'anticipo delle 12.30 il Milan ha battuto la Sampdoria per 1-0. Alle 18 Sassuolo-Roma, questa sera grande sfida tra Atalanta e Juventus per il quarto posto e quindi per la zona Champions. E poi ricordo anche la partita che ci sarà ultima domani sera tra Spezia e Fiorentina. Andiamo ora a leggervi i finali del campionato di Serie D, dove si disputava la 23esima giornata, mentre si sta giocando ancora Sant'Agata Rende, 3-0 il parziale per i padroni di casa. C'è anche l'ultimo finale dal campionato di promozione con la Rombiolese che ha battuto 1-0 la Bagnarese. Allora, Serie D, 23esima giornata, questi sono i risultati: Cavese-San Cataldese 4-1, Acireale-Trapani 2-0, Città di Sant'Agata-Rende 3-0, ma non è finale, Lamezia Terme-Giarre 0-0, Gelbison-Biancavilla 2-1, Paternò-Santa Maria del Cilento 2-1, Portici-Castrovillari è stata rinviata per accertamenti Covid, Real Aversa-Troina 1-0, giocata ieri, e poi 0-0 tra San Luca e Licata, riposato il Cittanova. Andiamo in eccellenza. Acri-Paolana 1-1, Gallico-Catona-Soriano 2-0, Gioiosa Ionica-Isola Caporizzuto 2-1, Locri-Morrone 3-0, Reggio Mediterranea-Cotronei-Caccuri 3-2, Scalea-Boca-Melito 1-0, Sersale-Bovalinese 3-1, Stilo-Monasterace-Roccella 2-0. Vedete, praticamente su 8 partite, 7 vittorie casalinghe e un solo pareggio. Promozione Girone B. Tra ieri e oggi si sono disputate le seguenti gare: Borgo Grecanico San Giorgio 0-1, Brancaleone Capo Vaticano 4-1, Caraffa Archi 1-1, Ravagnese Medicucco 0-2, Rombiolese Bagnarese 1-0, Vallata del Torbido Africo 2-2, 5 Frondese San Gaetano 1-0, Gioiese Sporting Catanzaro Lido 4-3. Andiamo ora a vedere le classifiche partendo dal campionato di Serie D. Comanda la Gelbison con 49 punti, Cavese 44, Acireale 43, Lamezia Terme 42, Paternò 37, Licata 31, Sant'Agata e Cittanova 30, Santa Maria del Cilento 29, San Luca e Portici 26, San Cataldese 25, Real Aversa 24, Trapani 23, Rende 21, Castrovillari 18, Giarre e Biancavilla 13, Troina 10. Prossimo turno si tornerà in campo mercoledì 16 di febbraio per la 24esima giornata. Giarre Cavese, Licata Lamezia, Santa Maria del Cilento Acireale, Rende Trapani, San Luca Portici, San Cataldese Cittanova, Troina Sant'Agata, Biancavilla, Real Aversa, Castrovillari Paternò, riposerà la capolista Gelbison.
in eccellenza, questa è la classifica, Locri 50 punti, Morrone 38, Reggio Mediterranea 36, Paulana 31, Sersale 29, Scalea e Gioiosa Ionica 28, Acri 27, Soriano e Stilo Monasterace 26, Gallico Catona e Isola Caporizzuto 21, Boca Merito e Cotronei Caccuri 20, Bovalinese 14, Roccella 6 punti. Si giocherà domenica prossima nel campionato di eccellenza, 20ª giornata, Boca Merito, Gioiosa Ionica, Bovalinese, Locri, Cotronei, Caccuri, Soriano, Isola Caporizzuto, Sersale, Morrone, Stilo Monasterace, Paolana, Gallico Catona, Reggio Mediterranea, Scalea, Roccella, Acri. Promozione, Girone B, Gioiese 44 punti, Brancalone 43, Sporting Catanzaro Lido 40, Capo Vaticano 36, Caraffa 34, San Giorgio 31, Cinque Frondese 27, Archi 22, Melicucco e Ravagnese 21, San Gaetano 18, Vallata del Torbido e Africo 16, Borgo Grecanico e Bagnarese 15, Rombiolese 12 punti. Era quasi l'ultima chiamata per la Rombiolese che è riuscita a vincere. Prossimo turno, Africo Caraffa, Bagnarese Brancaleone, Capo Vaticano Vallata del Torbido, Archi Borgo Grecanico, Melicucco San Giorgio, Ravagnese Cinque Frondese, San Gaetano Gioiese e Sporting Catanzaro Lido Rombiolese. Per quanto riguarda la prima categoria, diciamo, vi avevamo già dato prima i risultati dicendovi che il Siderno ha battuto il Bianco in trasferta per 2-1, mentre l'Ardore ha battuto 3-1 il San Michel. Allora, abbiamo concluso anche questo appuntamento, il diciannovesimo per quanto riguarda la stagione calcistica, il 18° per quanto riguarda la stagione televisiva. Noi vi ringraziamo per averci seguito, ringraziamo i nostri sponsor, ringraziamo gli amici di Radio Siderno La Cometa, tutti coloro i quali ci hanno seguito via internet su telemia.it o sui social, ringraziamo la nostra regia con Pino Gagliano, Vladi Caggio e Ilario Chiera. Noi ritorneremo domenica prossima sempre alle 14.30 per seguire un'altra domenica calcistica qui in diretta su Telemia. Arrivederci.